Va tutto. bene. Si va su tutto. Ormai sei, come si dice, Multietnico, no, non so se Esatto. sia multietnico, comunque alla Multicazzo. conquista del mondo proprio. Vabbè, ora ti hanno esagerato. Con i miei 100 utenti medi sono una caccola nel mondo Non so se siamo in dell'informatica. streaming, sono in olina al 100. Allora, sei in linea 100, sei già in streaming, sì. Sì, non spero in tante cose belle. È un flip. Donna. Asso. Vedi che è partito il fluido. Il fluido è partito, Ciao a incredibile. tutti. Questo è un gran pot, vado a 53 bui. Sei felice, eh? Sei Porca felice. troia, Parti col sorriso. Parti col l'ho perso sorriso. proprio grosso prima di venire in stream, cioè proprio grosso, mezzo stack. Allora, ragazzi, fatemi sistemare qui e cercare anche di non fare cazzate mentre gioco. Dunque, io per vedere Ma tutto. se è in diretta, ancora non è partito, giusto? Eh no, eh Arriva, no. inizierà tra 4 minuti, Cioè sì, Tre è... Madonna, minuti. Tre, sì, no. quanto delay c'è? Non Tre me la minuti. dà sul canale, quindi Sì, effettivamente infatti, neanche a me trascorso. mi stavo chiedendo il perché, poi ho connesso i neuroni. Alessia, ora che ti vede Cosa là? Rocco, il tuo amico Rocco, Ancora mi grande fan. tuo grande fan Rocco, sarà estasiato. Solo che stasera sono oscura, un tema Halloween. Devo fare un Vabbè. trucco. Hai preparato qualche scenetta? No. Ci si pensa dopo, ci si pensa strada facendo. Dopo, dopo. Ok. Ci pensiamo No, l'ho strada vista facendo. prima. No, l'ho aperto TikTok e volevo fare un balletto con i filtri di Halloween, però era troppo imbarazzante, non l'ho caricato. Cioè. Sentivo troppo Laura Scimone, me la ricordate Laura Scimone, la tizia che ballava su YouTube. Non so, però se Ganzo la. Pirati dei Caraibi. Se, però secondo me. A me già mi ispira quello che mi stai dicendo, Alessia. Già è bello, già è bello. Ora te stai attenta, te non le buttare lì poi levare la manina, perché dopo si fanno, eh. Io te lo dico, eh. Se butti queste idee sul campo, dopo attenta che vanno fatte, eh. Il fatto che il filtro è solo su TikTok, cioè non lo puoi caricare qua su Skype. Cioè, Ah. capito? Ah, ho Cioè tipo io lo capito. potrei fare e poi te lo mando e tu lo metti al massimo. Però comunque, vista l'ora, cioè tipo lo dovrei fare domani e poi te lo mando. È complicato, via. No, non so se Ok, siamo aspetta un attimo che devo. allora, levate l'audio da Sì, tutti. esatto. Un secondo che c'ho gli schermi uno sull'altro. C'è uno sull'altro. Ok, a me è aperta la diretta. La vogliamo. Io vabbè, apro pure i vostri tavoli, vabbè, ma no, perché sono in casino del mondo. Diciamo che se ne esco poi mi seguo. Ho fatto una magia a questo ticket, veramente mi è spuntato anche il cappello sulla testa, tanto che sono stato magico. Allora, vediamo se funziona tutto. Allora, voi vi vedo. Ottimo. Aspettiamo che i nostri fans si connettano. Spettatori magici. Sì, esatto, dall'inizio all'inizio lo stream non l'ho mai seguito, credo. Alla fine arrivo sempre boh, un po' più tardi. Non è molto utile questa torcia. Va bene.
Se riuscissi vi prenderei anche in Guardaci questo. Max 91, buonasera, primo a commentare in chat. Carlo, Buonasera. ciao Sì, Carletto. ma c'ha Perché? anche un regalo. Cos'è l'icona della È un donatore di Ah, sub. ok. Ne ha regalata una, questa No, signora. no, ne ha regalata ben più di una. Sì, ne ha regalata Ah, una quindicina, il buon Carlo. Il ottimo, buon Carlo. Allora, vediamo se io riesco a fare una cosa più ottimo. Ah, particolare quindi stasera. uno sta per il più magico dei donatori, cioè, signora. Donatore di sangue, di sub e di organi. No, lui dona l'organo. Sì, la apro la mano, la apro, la apro, Ora aspetta che condivido la diretta pure su Facebook, visto che prima l'avevo fatta su Facebook. Non di qualcuno. però è un disagio, senza le foto profilo non so come fai. No, io, cioè, mi rompono le palle le foto profilo, mi danno un fastidio che non puoi capire. Non le voglio vedere. Che ci fai con le foto profilo, scusa? Che Io a volte, utilità ti appena mi arriva danno? una. Io mi ricordo dei giocatori dalla foto profilo. Un sacco di giocatori me li ricordo dalla foto profilo. Più che dal nome. No, a me mi basta il nome. Mi vedo le fotine, un clown, un carrello, che ci mettono, un popcorn. E non. Preferisco i tavoli belli sgomberi. Se non fosse perché sono in stream, ce l'avrei tutti neri. Salutiamo. Solo le stats e le fiche, ci Es tiro. esatto, esatto, esatto. Tutti i cartellini casino, cazzo, tutto levato. Via, via tutto. Comunque salutiamo nel frattempo Amelietto e Di Gordo e Tortelligno. Mamma mia, che successo da stamana. No, no, Ciao ragazzi. fate voi, fate voi. Non capisco come lo apro, vabbè. Benvenuti a tutti. La diretta l'hai messa sulla pagina o sul profilo? La diretta è sulla Profilo? sul mio profilo Facebook. Oh, oh, oh. Non ci va sulla pagina, devo pagare per andare sulla pagina. Sì, mi ricordo che avevi detto. Musica sotto, Comunque, mettiamo un po' di musica. Un condivide su. Sì. po' di musica di sottofondo. Non ci hanno ancora detto che c'ho la voce, ma ieri sera che voce c'avevo? No, ma Ieri sera avevi una voce incredibile. era veramente il trance più trance dell'universo. Mi sono sentito dopo, mi sono vergognato di me stesso. Sì, infatti ho visto che l'hai scritto a fine streaming, l'hai scritto. Ciao ragazzi, come andiamo? Ciao, sono Marsilio, trabello, trabello. Comunque c'è Roberto che saluta e ti chiede che stornei stai facendo. Allora ragazzi, i tornei io c'ho l'iCoop 50, l'iCoop 15, l'iCoop 17, l'iCoop 18, ho fatto due rebuy, sono uscito entrambe le volte. Vabbè, non whino. No, poi c'ho anche l'iCoop 18. No, ma che cazzo sto dicendo? Questi sono i vostri. Aspetta che mi riprendo, un secondo mi riprendo, sciovo questo jack-jack. C'ho iCoop 50, iCoop 18, iCoop 15. Ce la farò, poi c'è party poker e basta. I ragazzi invece hanno gli iCoop anche loro, l'Alessia c'ha un iCoop, vabbè, e Andrea c'ha l'iCoop 17 e poi immagino anche altri. Alessia Sì, invece ha gli ho l'iCoop aperti. 18. No, è solo il 18, solo il In realtà 18. l'hyper non ha ancora.
Allora, hai Coop 18, io però Maggie. Ah no, eccola qui, Maggie. Già, mettiamogli la label. Amico di Twitch. Fucsia, Alessia. Da me sei Bella, fucsia. bella. Invece anche a Jaimitsu gli mettiamo così almeno ti riconosco subito che delle volte. Ecco, ok, perfetto, così è meglio. Ok, ci siamo assestati, dai, ci siamo assestati, si può iniziare. Ciao Christian, benvenuto. Buona fortuna. Buona Buona fortuna a tutti ragazzi, dai, forza ragazzi. fortuna a me, è Ah. una taglia anche questa. Ottimo. Mizu è già partita alla grande, appena arrivato in streaming ha subito vinto il flippozzo, vero? Mi confermi? Ottimo. Sì, ho vinto un bel flip, ora ho preso un'altra taglia. Quindi come sta andando? Te lo senti? Te lo senti? Te lo senti il Speriamo, fluido? sono un attimo che sono in mano anche al 50, sto pensando. Check. Quindi Alessia stasera hai deciso di rimetterti in campo, via. Sì, no, volevo provare la mandata perché hai coupon. Questi 10 giorni, diciamo. Speriamo. Vediamo se riusciamo a fare come Bravo, bravo, qualcosa. bravo, 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 mettile tutte da sotto, bravo così, mi piaci, mi piaci, mi piaci, bravo, bravo, bravissimo. Buonasera ai nuovi arrivati. Buonasera, gambler. Ma che cazzo è questo Jimzo? L'ha scritto esci la Chi bancia. sarà mai? Chi sarà mai un matto? Jaimizu è un giocatore di poker. Sappi, ma ti basta sapere questo. Esci le bocce, esci le bocce, esci le Italian Doc. C'è il bocce. Jaimizu ha sì due giocatori. verificato. Italian Dog è lo streamer. Ciao, ciao Alessandro. Che si chiama Alessandro. Gambler, gambler. Grande Mizu, esci le bocce. Dai, spera e so belli capelli. Ragazzi, siate buoni in chat, mi raccomando, eh. Perché io son buono e caro. Non ho fatto il ban selvaggio. Hai bannato qualcuno finora o non hai bannato ancora nessuno? Sì, no, un ragazzo l'ho bannato perché era veramente una piaga. Stavo per dire una cosa pesante, non l'ho detta, meno male. Bravo, bravo. Oltre al poker esiste il parrucchiere. Ok. Ciao. Uno, e cercando Tiltati, lasciamo che sì, prima si freddino, poi quando sono stiltati torneranno in chat. messaggi eliminati addirittura. No, perché questo è uno show di intrattenimento. Se c'è dei coglioni che vengono a rompere le palle, possono andare tranquillamente a guardarsi, non lo so, un video di pesca, un video di danza, non lo so, qualcos'altro, insomma. Mirko, grazie della sub. Nel frattempo, ecco, invece poi c'è qualche ragazzo propositivo che fa le sub al canale e che noi ringraziamo. Aia, aia, aia. Ah, è Scusate. vero, è clamoroso. Sono clamorose le tempistiche con le quali è capitato un paio di volte. Bah, che costruzione della frase incredibile che ho fatto, No, ricapitolando. allora quindi ridila perché non Un sei paio di tempistica. volte è Aspetta, non l'ho capitato. capito. Un paio di volte. Sì, no, certo, ci credo che non hai capito, non ho detto nulla. Un paio Riformula, riformula, Andrea. di volte.
è capitato che io e Carlo abbiamo donato delle sub e tu in quei momenti lì Non ovviamente c'ero. eri via, non eri al computer, non te ne sei accorto, incredibile, 3 volte è successo. No, ma dopo, dai, dopo controllo e comunque cerco sempre di ringraziare lo so, però è incredibile la tempistica. che io me ne andavo praticamente. Sì, ieri Carlo regala le sub e 2 minuti dopo tu dichiari che devi andare in bagno e ti alzi. Sì, che meschita, abbiamo perso Tahiti. No, abbiamo perso Tahiti, era per la vodka, perché dopo che hai fatto 2 sorsi hai detto una frase che era peggio di quella che ho appena detto io Sì, ora. non me lo ricordo. Stasera Per me vogliono stai dare invitando gente fastidio random, va Giacomo. bene, sono una random, lo so, ne sono consapevole, ghost busted. Non Per me, mi sa che per fare più. sono Per topreg.it, va bene. me stai invitando gente. Ma scusate, ecco, aspetta. Allora, chiariamo subito la situazione. Allora, J-Mizzo è un giocatore di poker che gioca a poker da quanti anni? Andrea, quanti anni? Sì, no, sto pensando, i primi tornei che ho fatto erano 3 anni fa. Ok, gioca a poker da 3 anni, gioca a poker assiduamente, ha la sua storia da raccontare, gioca a poker, lavora, quindi ha voce in capitolo per venire da me e parlare della sua storia. Quindi non è che qui si invita solamente top star mondiali o che, cioè, questo è uno show, chi vuol venire, se abbiamo una certa sintonia, ovviamente, viene e si racconta, e questo è il bello di questo show. Quindi non è che vi dovete per forza aspettare che tutte le sere qui c'è un Dario San Martino in streaming. C'abbiamo l'Alessia che ci tiene compagnia, è simpaticissima, nonostante che, non lo so, non è che sia top regular mondiale. E quindi così si va avanti. Se vi piace lo guardate, se non vi piace non c'è problema, mica siete obbligati a stare qui. Giusto, ragazzi? Giusto, giusto. Ma poi è anche interessante scoprire la storia di giocatori che magari non sono troppo alti, ma che comunque amano giocare, quindi perché Esattamente. no? Esattamente. Perché no? Sicuramente una storia da raccontare ce l'abbiamo tutti, insomma. Una storia carina da raccontare. Sono già 3 volte che guardo lo streaming, sento parlare, ma vi vedo con la bocca chiusa e mi chiedo il perché, poi mi ricordo che è il delay, è clamorosa sta cosa. 3 volte che mi succede, vediamo quante altre ancora. Invita Eliano Bero, non ho idea di chi sia. Eumenidi dice bentrovato Andrea. Eumenidi, spero si legga così. Non rientro perché sono troppo sconcentrato, via. No, 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 no. Invoco la Ran de Feo. Invoco la Ran de Feo. Grande feo, incredibile. Invoco a gran voce la Ran de Feo. Comunque io ho sempre le mie domande pronte, così scopriamo la storia di Tanto se vuoi iniziare a Dante. psicanalizzarlo, Alessia, Le puoi. domande a me? Sì. Sì, Non lo vai. sai che io sono tipo intervistatrice ufficiale di questo canale. Sì, mentre Assolutamente. voi vi concentrate a giocare, io faccio domande, così. No, ti Così psicanalizzerà stasera, quindi scopriamo la tua preparati. Ti storia. fa le domande, cosa vedi in questa macchia di Cosa inchiostro? Ti farà vedere una macchia di inchiostro vedi in questa e ti dovrà dire cosa. tazza di tè? E quelle domande, Ale, no? Preparato quelle robe? No, quelle classiche da intervista del poker. Nel frattempo, vabbè, salutiamo un attimo Sbando alle ciance. Che bel nickname, Sbando alle ciance. Anche questa sera Deep Run, Ma scusate. auguriamoglielo, speriamo. Speremmo. Andrea Bonelli. Auguratela anche a me che non faccio Va bene, dai, Deep Run a Alessia, che 1700. dal 1820 non fa più una Deep Run. Dal 1819 non gioca. Ciao Paco, buonasera, benvenuto. Eumenidi, ciao. Invita Eliano Bere, non so chi sia. Invita pure Canazzo, non so chi sia. Esci le ragazze, dai, Ghostbusted, stai veramente, come dire, poco.
anche creativo, no? Insomma. Infatti, cioè, ormai andava di moda 2 anni fa, provate un altro modo. Trovate magari qualcosa di più creativo, insomma. Più originale. Vabbè, allora, vabbè, la prima domanda è la più classica. Raccontaci chi sei in, non lo so, 10 parole, no, 10 parole so poche, in... Beh, qua c'era scritto in 2 righe, ma visto che stiamo parlando non saranno 2 righe, saranno... Chi sono? Chi ovvero... sono? Ovvero così. Tanto sei un uomo, no? Direi... Vabbè, cioè, presentati, presentati. Cosa? Dico presentati, presentati in... Mi chiamo Andrea Bottar, diciamo... abito a Pietra Ligure, in Liguria... Da qualche anno mi dedico a questo gioco con risultatini discreti, anche se non sono quello che si è messo a studiare più di tanto. Boh. Ma ti che... dedichi... Cosa? Da curiosona, così proprio, da curiosità. Ti dedichi full time o no, come hobby? In realtà, okay. Allora, in realtà ho un lavoro regolare part time e la sera gioco, quindi è un secondo introito che negli ultimi 2 anni è stato un buon secondo introito. Cioè, in realtà ho due entrate uguali, da gioco e lavoro più o meno. Ho guadagnato lo stesso negli ultimi 2 anni, sì. Quindi ora mi sono rotto una mano. Quindi che lavoro fai, Andrea? Cosa? Che lavoro fai? Etichetto bottiglie di vino. Quindi sostanzialmente sto in una cantina, prendo bottiglie, le metto su un nostro trasportatore, regolo la macchina, le inscatolo, preparo gli ordini, eccetera, eccetera. Ovviamente ora vogliamo sapere di che vino si tratta, se è buono. La gente dice che è buono, io ho un pessimo senso del gusto, quindi non so valutare. Ma sia bianco che rosso, perché io per esempio sì, non amo il rosso, ma il bianco non mi dispiace. Sì, sia bianco che rosso, ok, ora io invece devo pensare al 100 che cosa fare. Nel frattempo... Cioè, è vero, un po' gli assomiglia però, è vero. A chi? Herbert Ballerina. No dai, lui è meglio. Lo conosci lo Zoo 105? Hai visto lo Zoo 105? No, non ne ho la più pallida idea. So solo che in qualsiasi posto io vada, quando conosco delle persone nuove, ci sarà sempre qualcuno che mi dice ma tu assomigli a quello. Sempre, sistematicamente arriva la persona ma lo sai, è come tizio, mi viene nominata una persona sconosciuta che apparentemente è simile a me, quindi grazie. Sono simile a tutti, uguale a nessuno probabilmente. Postate un video di Herbert Ballerina, vediamo se Andrea ci si rivede un pochino. È simpatico Herbert Ballerina, molto simpatico. Lavora con Maccio Capatonda. Maccio Capatonda lo conosci? No, ho proprio una, una conoscenza... Non si può conoscere Maccio. ho una conoscenza globale delle persone importanti proprio bassa. Anche lui è attori. Tipo... Faceva dei video assurdi su YouTube. Sì, surreale. Cioè... Ma li fa sempre. Sì, li fa ancora, sì, però dico è da un bel po' che, cioè è strano che non lo conosci, perché è uno di quei fenomeni virali, diciamo che... Ciao Filippo Bocconi, benvenuto. Python, il software di Minibet, io l'ho acceso ma non mi sono loggato, se vuoi te lo dico, se funziona o no. Vediamo... Loggare mi fa loggare. Tornei.
Li vedo aperti. Sì, direi che funziona. Chi è che ha vinto la taglia? Te, Alessia? No, sì, già hanno cacciato uno, ma purtroppo non lo vendai. Mannaggia. Beh, io sono sopra stack iniziale a tutti i tornei, è già qualcosa, porca miseria. Promettente, promettente finora. Buono, buono, noi siamo contenti. Porta cena di pranzo fino alle 4. Rande Leo. Ciao Non Alessia, sarebbe alla male. grande come sempre. Ciao Anon, Imo Anon, come stai? Stai giocando anche te o ci stai solamente guardando? Io leggo solo la tua chat di Twitch, però per leggere quella di tutte mi sa che la puoi fare solo tu, vero? Sì, è proprio Sì. complicato leggerla di tutte. Penso di sì perché vabbè, c'ho questa dashboard di Restream che me le fa vedere tutte. A meno che non la metti tipo, vabbè, è troppo complicato Sì, Anon, questa parte. Cioè, tipo che metti. ho capito che volevi dire, ma lasciamo stare Sì. che già ho Non è bussato, fattibile. mi sa che ho bussato due tornei a cazzo e... Allora, diciamo che dovete scrivere su Twitch così non potete distrarre Andrea. Esatto. Manda un paio di bottiglie al mio amico Pirobbi, ha scritto sbando, le pago io. Etichettate a mano da Etichettate a aggiungere. mano, pregiatissime etichettate a mano. Fai Etichetto etichettare anche a a mano. mano, bella menata. Bella menata etichettare a mano. Io lavoro in un frantoio e quindi ogni tanto vado a fare i video, cioè io lavoro come, mi occupo di web marketing, però ogni tanto vado a fare anche video in produzione, quindi ce l'ho presente come funziona l'etichettatura. Beh, a Ok, mano la vedo un po' a mano complicata. una bella noia. La vedo poco Tra complicata. l'altro io tutte le etichette che ho sui player in realtà hanno i nomi dei vini che etichetto. Matto. Sì, Bellissimo. certo, se io faccio tasto destro non leggo reg, fish, leggo nomi di vini. Fragolino. No, leggo sì, Dai, pigato, vermentino, certamente. facciamo Quindi pubblicità a uno questi vini. all'Egrotto come l'hai etichettato? Un Tipo attimo, quelli. scusa, sto pensando. C'è la più meteora del tavolo che mi ha fatto resto al 50 euro. Luck, chiamerò con asso jack. Ovviamente c'è asso K. Se pigli il jack ti vogliamo bene. Ho splittato, ho Che già splittato. è tanta roba, eh. E ho vinto mezza taglia perché c'era anche uno con 5 bui, non posso non Ah, chiamare su quello lì. allora so che vorrei più dalla vita. No, no, ottimo, esatto, risultato inaspettato. Ha scritto C-Max Mizu alla TV a tubo catodico. Sì, Che non sono certo, ve la C-Max. posso anche far vedere la mia TV al tubo catodico. È così rilevante alla fine dello stream, boh. Allora, devo un Quindi è attimo. di quelle televisioni di una volta che Non non si possono so se vedere. si vede perché c'è la stanza buia. Comunque laggiù in fondo c'è la TV gigante. Ma come mai stai tutte e due così nell'oscurità? È tema Halloween? No, in No, io realtà non è. semplicemente. Dai, nell'oscurità. Ho la luce del salotto, quella grossa spenta, ma ho due lampade. L'Alessia è più oscura, proprio Sì, nell'oscurità. perché No, lei io non ha la lampada praticamente. dietro al monitor. Io ho la lampada che mi dà qui, cioè che mi dà proprio, cioè in faccia. No, io sono praticamente sul letto, in questa stanza, non c'è luce, cioè la luce che ho nella stanza, in realtà fa luce, però è lontana dalla mia postazione, quindi non fa abbastanza luce, in pratica. Ha scritto Filippo, pagale le bollette, se al buio. Effetti. Aspetta, ha scritto sbando. Buonasera Rino Fusco, buonasera Rino Fusco, sì, l'ho già detto delle etichette Scritto, abbinate ai vini. oh, Ok, mamma mia. chiedete a Mitsu cosa ne pensa dei cinesi. Questa, dovete sapere Diccila subito. che più volte mi sono seduto a un tavolo cash che c'è qua da noi dove ci sono diversi giocatori cinesi e contro di loro ho giocato le peggiori mani che io abbia mai giocato in 3 anni che gioco. Roba del tipo, l'altro mi betta 180 euro river
E io in blef tiltato faccio all in 210, cioè di 30 euro in più. Lui ovviamente chiama, io non ho nulla, matto, tiro le carte per la sala, un macello. Sì, ho avuto brutte esperienze con i cinesi. Spero di aver soddisfatto Carlo con questo racconto. Non vedeva l'ora di chiedermi cosa ne penso dei cinesi. Ma perché Ora lui l'aggiungo. vive vicino a te? Sì, a 2 chilometri da me praticamente, Ah. 5 minuti di macchina. Ci siamo Perfetto. conosciuti su Stars, tra l'altro, Stai parlando neanche. di Rino Fusco? No, sto parlando di Carlo Belli. Ah, ok. Rino No, Fusco? perché sennò credevo che state tutti lì praticamente, che c'è un No, coach. Rino Fusco sta giù a Napoli. Ah, infatti, mi Comunque, sembra. Eumenidi aveva scritto identico a mio nonno. Poi un'altra cosa, questa è bellissima. Ha scritto: sbando, se vince Jim tu deve fare l'imitazione di Herbert, ma io volevo fare l'uscita. Proprio se Bellissima, lui non bellissima. lo conosce, lo deve prima guardare, altrimenti non riuscirà. Ciao ragazzi. Ah no, Rino Fusco e Naz 88. Parlate di. Ah sì, questo l'ho già scritto. L'hai già detto, dei lab abbinati ai vini. Sì, certo. Defeo ieri è stato inondato dal fluido. Ha fatto una cazzata ICM, ma perché? Perché? Grande mito. Comunque devo aggiungere alle domande qual è la cosa peggiore che hai fatto quando eri tiltato, lanciare le carte in aria. Io sì, ho accartocciato le carte, le ho tirate in mezzo alla sala, matto. No, non ho mai distrutto oggetti. Ah, mi serve moltissimo fluido, ma la vedo durissima. E invece splitto di nuovo un altro colpo da sotto al 50 euro turbo. Sto rannando con un cetriolo in culo proprio io, Se non sei concentrato sulle qualche mano, passo alla prossima domanda. Vai, vai Alessia, Come no, vai, vai tranquilla. hai scoperto il poker? Cioè, vabbè, l'altra domanda è attaccata è da quando giochi, ma da quanto giochi? Ma l'ho già detto prima, quindi. Sì, in realtà io conosco il poker quando ho 14-15 anni in televisione. Su Poker Italia 24 avevo visto gente che faceva questo gioco e apparentemente c'era una certa proporzionalità tra il guadagno e l'abilità. E allora mi è piaciuto e mi sono interessato. Ho giocato per anni a soldi finti su Stars, matto. Ero andato dai 3.000 che ti davano iniziali, sono arrivato a 900 milioni di soldi finti. Che cosa dovevo fare? Non potevo giocare a soldi veri. E allora giocavo a soldi finti. E comunque a livelli alti dei soldi finti la gente ragiona, questa cosa è incredibile, lo potete vedere anche nella lobby, mettete soldi finti, vedete i livelli massimi e la gente che pensa comunque, cioè i più alti giocatori di soldi finti sarebbero giocatori vincenti a soldi veri, perché giocano a soldi finti non lo so, però è Ha così senso. incredibile. E tra l'altro non ho fatto il conto su Stars appena sono diventato maggiorenne, nonostante ciò. Tra una cosa e l'altra, foldero. Ma io mi sono accorciata parecchio, mannaggia. Ora Tra mi una sto. cosa e l'altra ho iniziato a giocare, cioè ho caricato i primi soldi su Stars che di anni ne avevo quasi 19 in realtà. Ok, quindi passiamo automaticamente alla prossima domanda. Quale tipologia di gioco hai con quale tipologia di gioco hai iniziato? E quale, vabbè, Hai ora? immagino E quale hai tornei. ora? Quale Io ho preferisci sempre ora? giocato tornei. Ho sempre giocato tornei. Tutti i miei tentativi di giocare cash tuttora falliscono miseramente. Mi tilta proprio.
l'ho detto ieri, qualcuno mi aveva chiesto se ero un giocatore cash. No, pessimo giocatore cash, un disastro totale a cash. Che ci devo fare? Proprio a livello di tilt, cioè mi siedo, magari mettiamo, mi siedo con 200, inizio a perdere i primi 10, 20, 30, appena devo continuare a foldare, lasciare vedere concretamente soldi che vanno nelle mani degli altri, matto, non ragiono, non ragiono. A me pure non fa impazzire il cash, ma più che altro mi dà. Non mi piace il fatto che è come se tu non. Cioè, fai sempre. Swinghi sempre, no? Quindi il torneo ti dà più soddisfazione. Cioè, quando vinci ti senti In realizzato. realtà swinghi di più a torneo Sì, è vero, è che a però. cash giochi quasi puramente per soldi, cioè anche a torneo giochi per soldi, va bene, però adrenalinicamente parlando è diverso. Cash è ogni singola mano, ogni decisione che fai, ogni bet che fai avrà una ripercussione monetaria. A torneo è diverso, cioè uno può a volte foldare, farsi i cavoli suoi e continuare il torneo. A cash perdi il 100% delle Sì. volte Io soldi. nel frattempo ho fatto l'Inigo KQ Sì, 98, mi ha potrebbe averle chiamato. ancora in tasca le carte Yes. accartocciate, ce l'ho nel Bravo portafoglio, Alessio. le carte accartocciate. Un Allora, ha saluto a tutti scritto. quelli che mi salutano, un saluto al Delfo, un saluto a Il Pap 1. Ragazzi, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Benvenuti agli amici Prego. di Andrea. Allora, Roberto ti chiede qual è stata la tua più grande vincita in un torneo online? La mia? Sì. In realtà non lo so. Ho vinto tre colpi attorno ai 7000, però non so quale sia il primo. Probabilmente è quarto allo special. Ho fatto quarto allo special al price la vigilia di Natale dell'anno scorso, dove Ti il sei primo fatto prendeva bravo, bene. via. Sì, Vabbè, è un ottimo alle risultato. 9 e un quarto del mattino perché si giocava in un day solo. Che ansia. A 4 left sono chip leader, mi propongono deal, io dico no, No. gioco e faccio quarto. Io ai deal li accetto sempre. Anche Infatti. io ne ho dealati tanti, però Però quello no, quello lo gli altri volevi. erano più scarsi, ho dovuto culerare contro per perdere, certo. Parigotti, quanti aneddoti? Ha scritto un altro. Le label Lupin le trovi scrivendo punto esclamativo label. Comunque sono semplici. Verde è amatore. Fucsia è amico di Twitch. Giallo, celeste e rosso sono reg. E poi c'è quella viola che vuol dire missile. Missile nucleare atomico. Che te le lancia Sì. praticamente Un quello. missile, ottimo, certo. E poi c'è anche Migliori, un migliori. arancione che è agrofish. Io ce li ho rossi i missili. I fish missili. Ce Ha scritto l'ho Felipe. ancora l'orologio in corridoio ovviamente c'è ancora quell'orologio vitale per me. No, non posso stare a raccontare sta storia, Rino la sa. Ok, Dai, racconta la storia, sei qui apposta. Ormai sono incuriosito. Non è che hai ucciso persone, no? Dal momento che di fare le cose come le persone normali non mi va, io quando sto facendo una cosa di routine e guardo l'orologio, guardo soltanto la lancetta dei minuti. La lancetta delle ore non mi serve, cioè se io ho la sveglia alle 7:45, una volta che alzo gli occhi e vedo l'orologio che segna 50, so che sono le 7:50 senza bisogno di guardare quella delle ore. Pertanto mi è capitato di ciccare appuntamenti o dover essere da qualche parte e sbagliare di un'ora esatta. Cioè mi è già capitato di presentarmi ad allenamento esattamente un'ora dopo o al lavoro esattamente un'ora dopo, convinto di essere in orario, perché io da quando mi sono svegliato a quando sono arrivato ho guardato solo la lancetta dei minuti. Ma perché è strano l'orologio? Perché c'è No, questo. perché non trovo il bisogno di guardare la lancetta delle ore se l'ora la so. Scusami, se tu c'hai le sveglie alle 7:30, se guardi un orologio e vedi una lancetta sui 45, sono le 7:45, non possono essere le 8:45.
Se disgraziatamente mi addormento e mi sveglio esattamente un'ora dopo, allora è un dramma perché non mi accorgo di essere in ritardo. Andrea Vocone ti chiede cosa faresti se ti entra un gabbiano in casa all'improvviso? Questa è la domanda ricorrente. Non lo so, però una volta a scuola in classe era entrato era un piccione, in realtà è volato in mezzo alla classe e allora boh, scena divertente, se entra un gabbiano in casa non lo so, stanno sui tetti, quindi spero non ci sia bisogno di sistemare gabbiani in casa. Io li chiamo i pollastri proprio. Bocconi, ci racconti la storia di questa domanda? Da cosa nasce questa domanda che è ricorrente per i giocatori di poker del gabbiano in casa che non la so? Sono riuscito a blefcacciare nonostante io abbia parlato per 30 secondi e guardato altre cose anziché la mano, incredibili. Coincidenze probabilmente. Questa si chiama una abilità da streamer. Mi dicono che te sei un ragazzo che controlla molto il tilt. No, io non controllo tutto il tilt. Allora, ora molto meno. A livello di torneo sono più sereno. A livello di cash, come ho detto, una frana. No, Ma cash giochi online o giochi live? Coi cinesi? ho provato a fare tutti e due ed è un disastro da ambo le Da tutte e due parti, le è parti. disastroso. Proprio scarso. Cioè, ho giocato, cioè, non. Ok, non ho le competenze neanche tecniche di gestirlo il cash perché è più difficile. Però proprio come approccio mentale al gioco sono più scarso. Quindi è meglio che non lo giochi, via. Meglio di no, assolutamente. Tutte le volte, tanto poi ogni tanto ci ricasco, provo e fallisco sistematicamente, ma non accetto il fatto di fallire, io devo riuscirci. E ogni tanto lascio sto trecentino. Ci giochiamo Vabbè, una gira ma con praticamente 10-10. L'avversario ha le dame. Non posso neanche vincere a quadri, 10 river, niente. Vabbè. Big Follower ti chiede quale dio bestemmi quando parti e a che dio lo assimili. Animale, che animale. No, in realtà credo di stare piuttosto zitto. Cioè, allora, se io sono in casa dietro al computer e perdi un colpo incredibile, stai zitto, che devi fare? Non nulla. Se c'è qualcuno, tendi a esternare il tuo tilt. È come se il corpo volesse, cioè la tua mente volesse compassione dagli altri, quindi devi dire no! Se invece sei da solo, stai zitto, che devi fare? Buonasera a Freogan, che era prima Come qua vicino a me. il bisogno di whinare, no? Quando hai Sì, bisogno per forza di certo. whinare una mano, quanto sono stato sfortunato. Sì. Ho vinto anche colpi incredibili. Cioè, io a gennaio, quando faccio secondo al nos, che io vinco KK contro Asso-Asso contro Asso-K 20 left. Ma tutti l'hanno presa la sculata. Cioè, chi prende un colpo c'è il momento in cui. Vabbè, ma anche se reggono solamente i tuoi colpi è già sculare. Sì, è run anche culerare due volte, essere tipo nello stesso torneo due volte di fila, quello con gli assi quando c'è uno con i K. No, ma semplicemente vincere Asso K contro 5-5 è run. Sì. Asso K contro 5-5 ti spetta il 50% del pot, anzi meno. Quindi quando lo Sì. vinci, quando ne vinci il 100% vuol dire che era annato. Infatti vai sopra EV. Scritto un'altra ogni volta che ascolto questa storia muoio. Grazie, Rizzo, però mi fermo la fata di sentire, penso alla storia d'orologio. Il mio 100 ore è molto poco emozionante fino a questo momento, quindi. Però parlo. Almeno te ce l'hai, non ce l'ho già più, ho fatto due rebuy. Praticamente ho blefcacciato a caso. No, in realtà no, in realtà non totalmente a caso. Anzi, in una situazione, sì, live coi cinesi ho quittato, non è vero, ho perso 200 l'altro giorno live coi cinesi, ho riprovato, ho fallito, vabbè, ho perso un flip, che ci devo fare?
pausa di 5 minuti per noi. Vai. Tra l'altro siamo ITM al 50 euro. Sì. Sono pure ITM al 50 euro delle 8. Pensa te, dopo che ero rimasto con 9 buie a un certo punto. Già, tu non lo so perché fine ha fatto. Certo, ah, no. Non lo so, è una cosa che mi scrivono a me durante i miei streaming. La trammata abbiamo. Rimani o si va in pausa? No, no, vado, vado. Ok, vai. Stavano vinta? Sì, ok, vinta. Ragazzi, ci vediamo tra 5 minuti. Ok. Sì, io sono in silenzio, pausa per me, boh. Ogni tanto Nazo 88 mi becca cash, sereno. Sì, no, è un disastro, è un disastro, è un disastro, non c'è niente da fare. Non c'è proprio niente da fare, neanche nelle migliori condizioni mentali, basta veramente poco per... Quindi quando mi vedete schierati cash, venite e probabilmente vi regalerò i miei soldi. Non ottima come dichiarazione. Sto solo mettendo il PC in carica, se sentite rumori strani. Buonasera Rombo Jack. Sì, sei ITM anche te, messo anche molto meglio di me. Non c'è stata Land for End praticamente al 50 euro. È vero, ovviamente nello streaming la pausa sta iniziando praticamente adesso, certo. Ci sono io che fisso il nulla. Ti stai guardando? Che ne so.
Allora, Script Matusov, penso quella cosa del gabbiano, è una domanda che fece la Sky a Mario Corcempi su un programma sportivo. Un tizio chiamò e fece questa domanda. Che ho svelato l'arcano. Grazie, ogni tanto ti becco cash. A te, Mitsu. Hai sempre una strategia di gioco serena. Certo, no, 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 disastroso. Basta parlare delle mie prestazioni cash, parliamo delle mie prestazioni a torneo. Ok, credevo altre prestazioni. No. Quelle come vanno? No comment. Lasciamo certi argomenti fuori dai miei pensieri in questo momento, Ok, se no. ma se no ti distrai magari. Ci vuole focus, no? Sì. Siamo ripartiti a tutti i tornei. Va bene. Il momento. Ah, e subito mi distribuiscono gli assi al 100 euro. Ottimo. Ottimo. Ho bisogno degli assi anch'io. Mandali Sì, li ho pure da visti già qua. due volte stasera, mi hanno walkato. Io non ho mai visto. Non ho visto. Solo un asso, due asso K. Ho visto. Altre carte non ne ho viste con 10 Bilanciatissimo col 10 2-3 off del tavolo a fianco. Franco scrive: il momento in cui mi sono incavolato molto è stato passare quando mi è capitata la scala reale. Stavo per rompere il PC. Allora sono ITM anche io, cazzo, non lo sapevo. Siamo ITM. Siamo ITM a questo affare, sì, 75 euro. Tu lo stai giocando al 50? Eccoti. Sì, ci sono ancora, fortunatamente almeno a quello ci sono. Ma io mi sa che sto distribuendo troppo fluido a destra e a sinistra e me lo puppate tutto. Mi state puppando il fluido. Già sono di cutoff con sti assi, per ora hanno foldato tutti, instant fold al bottone, instant fold allo Ah no, Nico simone, Arge, è Nico un Arge. disai, fold anche il grande buio, fantastico. Io non so, penso che la Ma Xenia sta perché è così difficile? dormendo con le cuffie, perché non. Io sto facendo casino ultimamente. Però non scende più a cazziarmi, quindi. C'è Ci la facciamo musica di la gira. sottofondo. Che dici, Io non la Ale? sento, però c'è la musica di sottofondo perché io non la sento. Niente. No, ora la rimetto, hai ragione. Hai ragione, hai perfettamente ragione, perfettamente Ah, ragione. vedi. Che c'ho voglia di sentire musica stasera, non so perché. Te la vado a mettere, te la vado a mettere subito. Io continuerei con le domande Vai se avanti, non. cara, vai avanti, carissima. Domande classiche. Ah, ecco. Psicanalizza. Vabbè, sempre a te una poca, veramente. Poi magari devo trovare qualcuno anche che non c'entra molto, così, per. No, a tema poker, hai giocato qualche torneo live? Ti è piaciuto? Ti sei Ho giocato giocato live? proprio poco live. Ho giocato Lipo qua a Sanremo perché ero a due passi. E poi sono andato quest'estate a Barcellona a giocare qualche torneino dell'EPT. E sostanzialmente non sono andati benissimo. Sbollo il sat per sattare il main, va bene. Io nel frattempo faccio lì il nuovo soggetto che c'era in aperto, ma. Vai Alessia, vai Alessia, vai Alessia, dai, Dai, manda fluido Alessia, Andrea, manda fluido. fluido, fluido, ai, se non vedo le carte per me è proprio difficile chiamarle. Comunque, fluido qualsiasi cosa tu abbia. Fluido a prescindere, fluido a prescindere, sta comunque già sta tankando tanto. Dai, allora, sei sopra, sei Asso sopra. 10, dai. Dai, Jack fluido al turn, Jack fluido al river. Vieni, Ok. vieni dal babbo, cazzo! È andata. Dai, che così ci abbiamo ancora Hai double Alessia. appato? Sì. Sì. Easy, la chiamata con asso 10. Ma Ci ho pensato un attimo, ma non è stato proprio un snap call. Comunque, ha scritto: mi chiuserei dagli eventi su PS. Sono arrivato a streaming ampiamente iniziato. Sempre Nas. Ciao a tutti, come sta? Ginzi, in bottiglia ancora vino per vivere o poker è diventato il tuo lavoro? James Beck, credo si sia connesso ora. bellissimo show a su 3, perché comunque sono da cutoff.
Allora, gioco da notebook o da fisso? In questo preciso momento sto giocando sul portatile. Proprio in questo periodo, in realtà, sto tablando stra poco. Quando giocavo tanti tavoli, allora ovviamente usavo il fisso. Come organizzi? Com'è possibile che ci sia tutta questa gente che sa che etichetto bottiglie di vino? Chi siete? Svelatevi! L'hanno sentito prima, magari. No. Abbiamo gli assi. Uno dice curiosità in bottiglia ancora vino. Comunque io sono curiosa di conoscere l'azienda dove imbottigli vino, perché io amo il moscato, quindi se parlo il moscato mi devi mandare una bottiglia. Cioè io in cambio ti mando una bottiglia di olio, però tu mi devi mandare. Ragazzi, anche a me comunque. Allora io voglio bottiglia di olio e bottiglia di vino. Comunque sì. Etichetto ancora bottiglie di vino, ma come dicevo prima, sono un mese a casa dal lavoro perché la mia mano non è in questo momento. Condizioni. Di grande aiuto, esatto, nelle condizioni di farmi lavorare. Ci giochiamo questo flip contro l'Ollos 7 e niente, si dà volpera più alto, un disastro. Andrea, allora sai che dobbiamo fare? Quando arrivi tipo un numero fare un giveaway di vino, olio e qualche prodotto tipico del cioè non t'ho seguita Alessia, quando arrivo ho detto quando arrivi tipo, ma non so quanti follower sei, non lo vedo qua, quando arrivi tipo un numero tondo stasera? Vabbè, sono uscito al 100, no, euro, lo so, sono canale. Stato zitto, il colpo era enorme, niente. No, tu dovevi chiamarti Andrea, chiamarti. Però non hai capito allora come funziona il stream. Lo so, ero concentrato. Cioè, che ci devo fare? Dai, dacci un altro tavolo, via. Mi viene da ridere. Metti il 50 euro che stai giocando te. Sono un cadavere perché ho perso la gira da sopra. Ma va bene, metti quello, c'ho 10 bui. Sono già risalito prima da 9, quindi posso risalire di nuovo. Ah, il flip da 50 bui perso di nuovo. Toh, guarda, sono già all-in. Forza. Però ancora non ti ho, Dovevo aspettare. Se sei all-in senza di me, non lo so. È un disastro. Infatti prima dovevo chiamarti, ecco perché li ho persi tutti e due agli altri tavoli. Ma dove cazzo è la J? Ha scritto Baco, si è rassegnata o pensa di lasciarti? È vero. Beh, io non lo dico mai perché tu ansia questa cosa. Cioè, voi lo potete dire tranquillamente, io ci devo pensare due volte prima di dirlo. Com'è andato il coso? I sensi svolano. Oh, non ti trovo. Han foldato tutti, sono piuttosto felice di ciò. Dai, cavolo, devo rimontare l'irrimontabile. Vabbè. Se non altro al 100 qualche taglia l'ho vinta, quindi non mi ha fatto un buco esagerato. Però il frippino da 50 V l'avrei volentieri. Ah, madonna, come mai devo andare così di merda? Bravo, sfogati. Mi sento più autorizzato a lamentarmi anche io in questo caso. Comunque stavo dicendo, Andrei, che sì, quando arrivi a un numero consistente, Andrea, di follower stasera, di follower in generale sul canale. Sul canale siamo a 1200. Okay. Ora ve lo dico. Ha un numero tondo, tipo allora tipo 2000. Ok, vabbè, sì, 1250, una roba così. O 1500. Quando arriviamo al 2000. No, 2000. Quando arriviamo 2000. Al 2000 che facciamo? Fai tipo il giveaway con l'olio, il vino e un prodotto della Toscana. Io l'ho fatto, ti giuro, l'ho fatto con i prodotti tipici italiani e gliel'ho mandati a un ragazzo in Germania. Ah. Mi ho mandato un pacco, tipo il pacco da giù. Ganz. È simpatico come
Vabbè, pure qualche gadget pokerissimo, cosa carina. Ah beh, chiudi il mio tavolo lì del centro. Allora, io c'ho un 50. No, c'ho il 50 tuo. Ah, ma te non stai sì, vedendo. Sì, certo, ancora. C'era il tavolo del 100 senza giocatori lì. Sì, ma ora è a posto. Lo vedi tra un po', Andrea. Ah, è vero. È vero, è di nuovo. Ovviamente sì, ricordamelo. Poi la prossima domanda. Vai, allora, vabbè, quante ore giochi? Già se l'ho detto, come giochi la sera, che tipologia anche, e giochi solo su Stars o giochi su tutte le room? In questo periodo sto giocando solo più su Stars, ero solito giocare sulle altre room. Su 8-8 è un disastro il mio grafico. Perdo una cifra, non ho mai vinto niente. Sui poker ho fatto più overall. Quindi alla fine breco le altre room e vinco su Stars. Allora, ti chiede James. Che è anche la cosa migliore, comunque. Che cosa? Breccare le altre room e vincere su Stars. È la meglio, dico. Si può vincere sulle altre room e anche su Stars. Vabbè, sti cazzi poi. Ottimista? Volete troppo voi. Ragazzi, voi volete troppo dalla vita. Allora, domanda per me. Mia mamma lo accetta? Quando vinco sì. Quando vinco è tutto più facile, ma hanno preso 6.000 e ovviamente se ne sta, che cavolo deve dire. Per il resto, suppongo sia ancora dell'idea che per lei è impensabile vedermi fare solo questo. Però lavorare e giocare è una bella menata. Cioè, quando finisci di giocare alle 3, vai a lavorare, ti svegli alle 7:30, 8. Non il massimo, sono già andata a lavorare in after più volte, certo. Comunque, oddio, come fai a dormire? Dormo proprio poco. Sono già stato sveglio 30 ore di fila perché mi sono trovato ad andare a lavorare in after, un disastro. Stavi dicendo? Che fai bene comunque a mantenere il lavoro. Non muoio dalla voglia di avere anche l'altro lavoro, cioè nel senso, se riuscissi a guadagnare solo con questo per me sarebbe fighissimo. La domanda è, potrei riuscire a guadagnare solo con questo? Chi lo sa, dovrei provare, non ho la possibilità di farlo. Sì, ma è rischioso. Vabbè, cosa devo fare? Continuare tutta la vita a lavorare in una cantina facendo una roba che non ho voglia di fare? Se è un lavoro in una cantina, provare è un'azienda vinicola, una cantina. Cioè non è ok, non è una cantina inteso come luogo polveroso con roba ammassata. Scavata nella roccia Varigotti ci sono botti, bottiglie di vino, macchinari. Ma quello che voglio dire io è che se ora magari a te il tuo lavoro non ti piace, magari non è un lavoro comunque a tempo indeterminato. Mi sta rinnovando da 3 anni il contratto ogni anno a fine anno. Io dico, se uno ha un lavoro, per dire uno statale, una cosa del genere, e non consiglierei mai di mollarlo per fare esclusivamente poker, a meno che tu non raggiungi dei risultati talmente importanti che ti danno la possibilità poi di, e sei anche a un bel livello di gioco, di conoscenza del gioco, che ti permettere di intraprendere una carriera solo in questo settore. Però è sempre una cosa da prendere con le molle, perché comunque ci sono periodi in cui tutto va bene, magari sono anche di 2-3 anni, e poi ci sono periodi di merda che dopo è difficile affrontarli se non c'hai più un supporto dietro, come può essere quello di sapere che ti arriva uno stipendio. Questo è il concetto. Ovviamente, che volevo esporre. Certo. C'è da dire pure che se comunque l'altro lavoro non ti piace, non è che devi fare per forza quello, cioè puoi trovare anche qualche altro
qualche altra cosa, lo so, ti piace certo di più da affiancare, che magari tipo come a me part time il pomeriggio, io in teoria potrei tranquillamente anche giocare la sera, non faccio più perché non lo so, però una volta che lavori part time come faccio io e ti giochi il tuo stipendio ogni due giorni, quanto vale realmente quello stipendio? Eh no, invece lo stipendio vale sempre. Lo so perché sono 1000 a fine mese. Lo stipendio vale sempre, a prescindere da quello che prendi giochi. E questa è la cosa che dovete cercare di capire. Però, cioè, la domenica io mi gioco il mio stipendio. E poi andare a lavorare è ancora più pesante così. Quando fai meno 1000 devi la mattina andare a lavorare pesante. Quando vinci tanto e devi la mattina andare a lavorare è pesante. E vedrai quando saranno due figlioli come diventerà pesante. Ok, va bene. Parliamo della situazione attuale. Senti, anzi che è pesante ora. Comunque c'è da dire che potresti anche abbassare volendo. Cioè, se tu comunque ti pesa il fatto di giocare tutto il tuo stipendio, fai meno tornei. No, non è che mi pesa giocarmi il mio stipendio. Me lo gioco volentieri. Cioè, io gioco i tornei che secondo me devo giocare, i tornei che hanno EV positiva, diciamo. I tornei per me profittevoli di gioco. Non posso giocare soli 15 euro perché, oddio, se perdi il 100 hai perso 3 giornate di lavoro. Non si può ragionare così assolutamente. Gioco quello che parte, da quanto gioco vinco, che devo fare? Sto per staccare tutto, ragazzi, vi lascio voi. Beh, io, cioè, nel senso, dal mio punto di vista, cioè, io giocavo anche più 50, 100 soprattutto, io adesso non li gioco più tranquillamente, cioè non è un problema, nel senso, se tu abbassando il livello ti resta pure qualcosa e aspetti il momento in cui vincerai, cioè in cui farei qualche bel risultato che comunque ti dà la tranquillità di non dover giocarti comunque tutto lo stipendio un giorno. Ma certamente io i miei risultatini li ho già fatti, considerando che sono partito proprio dal basso. Allora mi chiede Eumenidi: con quanto hai startato, che abbi giocavo? Allora, all'inizio, quando ho iniziato a giocare, aspettate un attimo, forse devo pushare. Folderò. Ok, all'inizio, quando ho iniziato a giocare, avevo messo un po' di soldi da parte che avevo guadagnato su Instagram. E poi magari racconto anche di Instagram, vabbè. E giocavo a caso, cioè aprivo Stars, io giocavo, caricavo quei 50-100 euro, giocavo, perdevo, li ricaricavo, giocavo, perdevo. Un giorno, cioè più volte sono andato sopra, ho vinto quei 1500, 2000, poi li ho persi. Un giorno, diciamo, mi sono messo concretamente a giocare rollato, nel senso, ho detto, da oggi gioco massimo tot percentuale di soldi che ho da parte per il gioco. Ho infilato un big 5 e poi da quella volta non ho più ricaricato. Cioè avevo preso 1000, chissà che roba, ho preso quei 1000, poi qualche mese dopo ho preso 5000, va bene. E poi con quelli mi sono messo a giocare più o meno tutto. Scritto Naz, sei ancora top reg a Fing Pong. sì abbastanza gioco, sono 9-10 in Liguria, ora che escono le classifiche in teoria dovrei andare 9, quindi sì, certo, me la cavo. Vabbè, il fluido Alessia è inteso come la fortuna, ragazzi. E qui vocconiche. Paco mi scrive: la moglie o si è rassegnata o pensa di lasciarmi. Scusa che la leggo ora, ma mi stanno veramente Sì, io l'avevo letta prima, mi era sfuggita. Ma meno male che c'era Alessia che cura la chat, perché questa sera non ci sono, ragazzi. Troppo male. Mi levano ogni brillantezza. Ha scritto: don't be live the hype. Il problema principale di fare questo lavoro è riuscire a farsi un'assicurazione complementare, anche perché a lungo andare logora moltissimo questo giochino. Verissimo, don't be live the hype.
ma soprattutto io sono, cioè, penso anche al fatto che purtroppo, cioè, quando ho iniziato, quando giocavo, ho iniziato a giocare io, il periodo in cui ho giocato tanto, c'erano anche altri montepremi, nel senso che già pensare a come adesso, potrebbe cambiare nel gioco. Che non si sente niente, o meglio, io non sento. No, Alessia si è bloccata. Devi riformulare, Alessia, perché ti abbiamo perso. Alessia, ti abbiamo perso. Devi riformulare tutta la... Oh, Francesco Di, ti odio. No, ma la tua connessione sta perdendo qualità. Non farò il miglior show del mondo, ma Francesco Di può isolare veramente schifezza. Ora che l'ho detto, lo beccherò pieno. Però può avere veramente K8 quando isola. Sì, perché così? Infatti c'hai 10 questa volta, ottimo. Io non ho visto una carta che scivola qua, mannaggia la miseria. Disastro. Niente da fare. Dacci un altro. C'ho l'hyper se vuoi. Quale metto? Il 19. Francesco Dio ovviamente lo becco coi 10. Mi sentite? Ora ti sentiamo, Alessia. Prima sei andata via. Perché per mi sei andata anche la connessione su questa. Sì, cioè, ma è la tua connessione che stava perdendo l'intensità. Sì. No, ma stasera, cioè per lo streaming prima non me lo faceva bene. Quindi c'è qualche problema. Solo 90 spettatori. Non sta succedendo niente in questo streaming. Sto parlando, sì, certo. Mi fa pesare i miei colpi che sto perdendo, perché il livello di sessione è un disastro. Non è che siano pochi 90 spettatori. Lo so, però secondo Lazzo 88 ne merito 150. Quindi, cioè, mi si è piantato Poker Stars. Cosa? Vediamo come lo fai. Aspetta, ragazzi, e sto cercando il suo tavolo, poi forse parlerò. Mannaggia la miseria. Mi hanno appena spostato di tavolo. Almeno non so se l'ho trovato. No, non l'ho trovato, non ce l'ho ancora fatto. Beh, Mr. Lupin scrive 22-30 mila al mese e la vedo molto ottimista. Come risultato, un po' troppo ottimista. L'anno. Abbiamo Jack 9. Io aprirò lot 50 a questo punto, perché che devo fare? Un attimo, in panne sono, scusate. Ma no. Si è chiuso Poker Stars. Mi si è chiuso e non mi si sta aprendo. Io devo sciogliere. Non ce la posso fare, via. Che pazienza. Non ce la posso fare. Aspettate, fatemi provare. Sei in sit-out su Poker Stars, Alessia? Si è chiuso, sto riaprendo, ma non mi apre il tavolo. Se hai l'applicazione sul telefono, vai un attimo sul telefono a questo punto. Facciamo una cosa, chiudo un attimo magari, vedo se si riprende senza stare. Quindi in teoria adesso incrocio tutti i colpi all'iperturbo, ottimo. Speriamo. Allora. Dai, mannaggia. Disastro, oggi via. Sì, certo. Ho un tavolo e 12 bui. Ho aperto lot 50 per avere qualcosa. Eventualmente. Non parlavo di te, parlavo di me.
Beh, tanto anche io navigo nel tuo stesso mare in questo momento, quindi ho fatto due last two tables finti a ste series per ora. Allora, vediamo un po' la chat, che Alessia ha un problema di tecnica. Sì, no, a me sta, cioè si è aperto, ma non mi apre il tavolo. Come mai? Non lo so, ma devo vedere se mi funziona da telefono o col 4G. Anche io, Perché ragazzi, non c'è mai prendevo funzionato. 1300 euro full time 40 ore a settimana e part time sono statale a 850 euro e spendo 700-900 a sessione in settimana. 2K domenica. Quindi, Chiudo un attimo Skype, hai vedo se detto si che ti ha scritto? riprende. Vai, vai, Alessia, vai tranquillo, fai quello che devi fare, Ok. fai quello che devi fare, vai. Hai detto che ha scritto Lupin, Andrea? Che cosa? Quello che ti ha scritto Lupin riguardo al lavoro, dico. Mlupin 89. E 2000 la domenica, ok, anche lui fa un bello spending. Mister Lupin forse l'ho visto, c'ha un ammacello di giochi quest'anno. Sì, lui gioca tanto. Oggi smanettavo su Sharks come se non lo facessi mai. E guardavo la cosa di chi ha più giochi, lui potrebbe essere uno di quelli che ha più giochi. Però dico, nonostante faccia un livello alto, non sta pensando di mollare tutto. Cioè, o Ok, meglio, ci sta ma pensando, ma con molta parsimonia, come dire, con molta. no, ho finito in questo istante le ricerche di Sharkscope perché me ne ha caricata una a caso. Perché, ok, certo, con molta parsimonia, dipende quanto guadagni con questo gioco. Magari vince il triplo di quello che vinco io e comunque ha il suo lavoro normale. Magari spende 1000 euro al giorno, ma chiude l'anno a pari, allora è ovvio che devi avere un lavoro normale. No, vince, vince. Bisogna, cioè, T'assicuro che vince. è tutto molto E questo relativo. 100 che è successo? Sei uscito? Io? Sì, hai cupo 19. No, mi ha spostato di tavolo, scusami. Probabilmente 2 mani fa. No, per fortuna non sono uscito, c'ho 10 bui. Sereno. Ok, Però è trovato. iper, che cavolo ci devo fare? Basta incrociare due colpi. Diglielo che quando bimbe è più pesante, non lo sanno, non lo sanno loro ancora. Mi gioca solo da dove il primo prende tanto. Sì, ultimamente tendenzialmente sì. Anche Tendenzialmente Lupin so. dice fa 22-30k. No, come al mese? Che vuol dire al mese? Vabbè, qui si vogliono, No, ragazzi. A 22. Sodon IQ 15, vediamo un po' se vinciamo un cazzo di colpo anche noi. Allora. Queen Jack. Meno male abbiamo vinto. Certo, Alessia, riuscire a fare 18k di martedì sul punto it sei già un signore. Infatti Alessia e molte delle vecchie guardie che conosci sono tutte sul punto com, hanno investito in altro. Eh sì, Don't believe the hype dice veramente cose sagge. Bravo, don't believe the hype. Non so chi sei, ma comunque mi piacciono i tuoi ragionamenti. Quello Ok, io sono spending. tornata dal Anche io telefono. ho avuto problemi di ricomunica. Perché Spendo 700, 1000 praticamente. euro a sessione dal lunedì al giovedì e 2000 euro la domenica, hai capito? Lupin sta sempre parlando con te, Andrea. Sì, mi stavo perdendo su Sharkscope. Scusami, dov'è Lupin? Cosa mi ha Sì, ma, detto? te, ma che Sharky ha fatto? Te lo dico io che è un bravo giocatore, lo conosco. Cioè. Sì, no, i suoi dati della singola sessione li ho capiti. Però anche lui non è che sta pensando di buttare tutto a puttane, capisci quello che ti voglio dire? Te prima hai parlato del lavoro, mollo tutto e gioco solo a poker. Ho detto sì, va bene, però
pensateci bene, dico, pensateci bene prima di fare una cosa del genere. Sì, certo, ci penso in questo momento, ho messo da parte soldi per i quali posso tranquillamente provare un anno a giocare solo. Io nel frattempo me ne sono uscito, ho fatto l'in con 9-9, ma praticamente ero rimasto senza stack perché è stato 10 minuti in zitta. SSS era sconnesso e quindi ho scaricato dal telefono perché dal PC non mi faceva. No, ok, non faceva loggare. E ti chiami. E c'hai qualcos'altro? No, non ho niente. Mi hanno di nuovo spostato di tavolo al 109, è cambiato quello alla mia destra, Allora. Io ho due tavoli tuoi, c'ho l'O50 e c'ho l'iCube 19, sono tutti e due a monitor. Sì, ok, va bene, allora non mi hanno spostato, non sono solo entrati due nuovi. Lupenti dice faccio 30-40k da 2 anni. Beh, bravo Lupen. Però non sta pensando, cioè ci sta pensando ma con dubbi. Quindi tutti quelli che ci pensano e lo fanno sono pazzi? No, non ho detto questo, non ho detto questo. Ho detto di la decisione prenderla accuratamente. Poi non è che ti sto dicendo non lo fare o fallo, io ti sto dicendo di prenderla accuratamente. Poi dopo te deciderai, sì, certo, quello che è meglio. Diciamo, sono una persona più grande, do un consiglio, no? Devo veramente foldare qua, impossibile foldare. Speriamo. Foldi, ok, ha foldato. No, vabbè. Cioè io non ho mai buttato un torneo così. Cioè mi è capitato qualche volta che si disconnetteva. Perché si è disconnesso e non sono stata 10 minuti. Ero corta, però. Beh, mo ho fatto tipo 9-9. Non ho visto nemmeno come ho perso perché dal telefono. A me è capitato di restare disconnesso in un torneo per un'ora. Bel tilt tipo all'1-2 di notte. Sapeste quante volte, ragazzi? A me... No, a me è capitato qualche volta, ma avevo tipo la chiavetta, quindi riuscire. Esatto, se no uno accede dal cellulare, ma c'è stato un giorno in cui mi è caduta la connessione di casa ed era il giorno di rinnovo del mio contratto telefonico, quindi non avevo internet sul telefono. Storie incredibili. Vediamo quanti siamo, 82 su Twitch, 0 su Facebook, 4 su YouTube. Come state runnando oggi? Malissimo. Malissimo stiamo runnando. No, guarda, io, cioè, era una vita che non perdevo un torneo così per disconnessione. Vabbè che poi ho fatto l'in con 9-9, però non ho visto manco come ho perso. Papo e Demon Bon. Alessia è uscita, io sto rannando da cazzotti nel monitor, ma non glieli do perché sennò lo dovrei ricomprare. E Andrea, che è il mio ospite, non credo. Qui c'è 97 blind. Si trova in una landa desolata, sperando di vedere carte che cadono magicamente a suo favore. Thank you Andrea, sai benissimo come funziona Don't Believe the Hype. Eh sì ragazzi, un po' di anni alle spalle ce l'ho, sia di vita che di gioco. Io mi sono persa la chat perché ho dovuto riavviare il PC. Ci ho pensato io adesso, vai tranquilla. Ok. Comunque, per tornare al discorso del lavoro, secondo me, se il lavoro che fai comunque non ti piace, vale la pena provare, però... Aspetta, good luck, mi serve un minimo di fluido, la mano è ottima considerando con 7 bui, speriamo che mettano con delle mani casuali questi qua. Oh, asso donna di fiori, top range con 7 bui, porca miseria. C'è il jolly che ci pensa. Vabbè, il jolly perché c'ha la foto profilo del jolly, tu non puoi vedere. 135. Voi non potete vedere. Ok, sì, sì, ancora la bolla lontana. Sì. Sì, non me lo dire. Ok, ha messo ciasso 9. Ottimo, forza. Importantissima l'hyper 9 buie 91 di piatto. È giusto dare un'immagine molto realista di questo splendido gioco lavoro, dice Don't Believe the Hype. E sono d'accordo anche su questo. Sì, perché questo gioco lavoro porta a essere non compreso. Certi aspetti sono difficili da comprendere. Io
cioè, se posso parlare per me, io penso che non lo farei più come lavoro, cioè nel senso che Io non ho capito Mr. Lupin come si chiama su Stars. Ma te ti concentri troppo sui dati e invece concentrati sul Io ragionamento. sono un assimilatore di dati, il ragionamento l'ho capito, Il ovviamente. Lupin, chiunque sia, ti dico che è un bravo giocatore, un giocatore che grinda da tanto tempo con la testa sulle spalle, quindi fidati, insomma. Sì, certo, mi fido, però perché allora c'è gente che può giocare solo? Perché sono 1.000 volte più forti di me? Sì, devo No, non migliorare, è. certamente. Non ho possibilità di migliorare continuando questa vita. Non ho possibilità di migliorare. Ovviamente, io il pomeriggio devo dormire. Allora, Andrea. secondo me, se posso dire, cioè, se tu comunque il lavoro che stai facendo, quell'altro lavoro, non ti piace più di tanto, vale la pena provare un anno e vedere come va. Però pensa anche poi cos'altro puoi fare oltre a quello. Nel Ci ho senso già che. pensato, scioverò comunque. Loki ci pensa, non stava trappando se non altro. Già il fatto che ci pensa, c'ho Donna Jack Sweetie, magari c'ha quei K marci, ok. Comunque, ovviamente ho già pensato a cos'altro vorrei fare, ma non ci sono concretamente cose che vorrei fare, nel senso io ho finito le superiori e mi sono chiesto, bene, cosa facciamo? Allora, vabbè, all'epoca c'era la storia della pagina su Instagram, all'epoca io, finita la scuola, c'avevo una pagina su Instagram con 1,5 milione di follower, Un milione e che mezzo? era... Come sei Che arrivato? facevi? Vendevi la Un droga? Che milione e facevi? mezzo, se voi andate su Dato Instagram, sangue per arrivare. condividevo Che disegni. vendevi? Condividevo disegni. E Ah, bello, anche mia figlia lo fa. disegno anche io stesso a mia volta. Comunque, se andate su Instagram e cercate l'hashtag Mitsu-Art, è stato usato 110.000 volte. Cioè, era tutto vero, esisteva la pagina. Ma ora la pagina non sta. Mi hanno hackerato, così non mi è rimasto più niente di tutto ciò, solo la mia pagina piccola, ok, va bene. E quindi il progetto disegno è andato all'aria e mi sono trovato a lavorare, ho iniziato a giocare in quel periodo e niente, Scusa, non ho siamo capito, arrivati. spiegaci. Te c'avevi una pagina con 1,5 milione di Io avevo follower. 1,5 milione di follower su Instagram, sì. Ok, e poi che è successo? Mi hanno hackerato, hacker. Ti entrano, ti cambiano la password, cancellano i post, cancellano il nome, irrecuperabile. Non esiste un'assistenza clienti di Instagram? Ma non c'era ancora la No, non vendicazione. c'era alcun tipo. È 2016. Infatti, mo mi ha fatto venire l'ansia, mo me la riattivo perché io ogni tanto la Ma cosa mi disattivo. resa Adesso questo? cambia la password. No, no, mo mi attivo la vendicazione dei fattori che l'avevo disattivata, mo me la riattivo di nuovo. Mi ha fatto venire l'ansia. Io cioè, faccio tante collaborazioni, quindi sono arrivato a un punto che Sarà finalmente. meglio, ma non interessante. Ho giocato al Lot 50. Scusate, ho fatto tutto nel silenzio senza dire ciò che stavo facendo. Vabbè, l'altro me l'ha tirate. Cioè, ma non interessante. L'altro mi ha tirato lo stack, sì. Però da volappato non è male. Comunque, stavo dicendo. E niente, mi hanno hackerato. Impossibile entrare nell'account. Sparito, cancellato da Instagram. Bella fregatura. Mi facevo pagare 10 euro per mettere un like. Addirittura. Sì, certo, perché se ti mettevo like io, che avevo un grosso seguito, il tuo post diventava popolare. A me è capitato di mettere like a una foto di una pagina con 20.000 seguaci e quella foto ne ha fatti 130.000 di like. Mi se ce ne sarebbe gente che paga 10 euro per 130.000 like su una foto. E avrà guadagnato anche un mucchio di seguaci. Ovviamente non andava sempre così bene. Si meno, quello lì è stato un caso eccezionale. Boh, capitato. Bene, non mi ha attivato, vabbè. Non li faccio mai. Mi dice che il codice è Ovviamente sbagliato. Lupin 8 ore di lavoro ingestibile. Io già ne lavoro 5 la mattina, un massacro. Non do i miei nick, ovviamente ci sta, certo. Pensando anche che nel long term
la condivisa dovrebbe arrivare. Boh, io non ci credo più, sinceramente. Molto nel long term potrebbe arrivare, 5 anni, che ne so io. Tra 5 anni, visto il declino che sta vivendo, io praticamente ho iniziato a giocare quando era l'inizio del declino, cioè io i tornei veramente grossi non li ho mai vissuti. Per cui ho iniziato a giocare tanto a inizio 2018, fine 2017, cioè io ho fatto un anno in cui ero il classico fish che entrava, giocavo due tornei, ragionavo perché comunque avevo per anni guardato video ma non vincevo, ovviamente. Ragazzi, vi ricordo che questo canale va avanti solamente con le vostre sub, quindi se vi piace che continuiamo a fare questi show serali, fate qualche sub, se no qui non si batte chiodo, ho detto proprio un via regino. Quindi la sub, se ci avete Twitch, se ci avete Prime, è gratuita, basta che lo collegate al Twitch e fate la sub. Supportate il canale e noi siamo felici e ritorniamo. Vediamo se di questi 88... Oh, tanti sono già sub questi. Sì, esatto. Ma quante sub ci sono sul canale totale? C'è scritto da qualche parte? C'ho attualmente 70 sub. Vabbè. Numeri da fish sono questi. Beh, però in Italia non è male. È la solita storia. In Italia non è affatto male. 1.400.000 di follower, ovviamente, in realtà 1.500.000 non ci sono mai arrivato, certo, lo so. 1.400.000 è già tantino comunque. Allora, da cosa guadagnavo? Allora, praticamente, ho detto, per mettere like mi facevo dare 10 euro. C'è stato uno un mese che mi ha detto, ti do 300 euro, mi metti like tutti i giorni per tutto il mese. Io gli ho detto, va bene. Oppure creavo pagine e le rivendevo. Nel senso, io se creavo una pagina nuova, facendogli pubblicità con la mia, riuscivo in 3 giorni a mandarla a 10.000 follower e la vendevi a 120 euro. Toh. Ne ho fatta una, l'ho mandata a 50.000 seguaci, l'ho venduta a 500. Oppure anche per condividere, mi condividi questo? Sì, certo, 20 euro e te li danno perché comunque fai pubblicità. Ho fatto 55 milioni di like in un anno su tutti i post, cioè ero seguitissimo. E perché? Ma quando l'ha aperta, scusa, la pagina? Cosa? Perché non lo rifai? Impossibile rifarlo. È impossibile rifarlo. Allora, innanzitutto scioviamo questo K10 off da bottone. Fold, questo mette con donna 10, no, fold anche lui, va bene. Stiamo dicendo impossibile rifarlo per svariate ragioni. Ora c'è più concorrenza. Quindi a parità di follower si guadagnerebbe molto meno, cifre meno incredibili, ma veramente ora con 1.000.000 facendo la stessa cosa ne fai proprio meno. 3 anni fa 1.500.000 di follower erano proprio tanti, non mi ricordo quanto fossi al mondo, perché c'era anche la lista delle pagine più seguite del mondo, ero nei top non so cosa pagine al mondo. E poi hanno cambiato i vari algoritmi di visualizzazione dei post su Instagram. Li avevano già cambiati mentre ce l'avevo, cioè io ero passato dal fare 9.000-8.000 seguaci al giorno al farne 900.000. Contate che dovevo disattivare le notifiche di Instagram dal telefono, sennò finivo i giga del telefono in un giorno, perché ovviamente erano notifiche ininterrotte, appena postavi una foto faceva 40.000 like, erano 40.000 notifiche, finivi i giga, una volta me le sono dimenticate e io il giorno stesso non avevo più internet per tutto il mese. Sì, io pure mi ricordo agli inizi sono salita abbastanza facilmente, ora pure i like mi sono scesi tantissimi. Cioè, ora che sono scesi normali perché hanno fatto sta cosa che non si vedono. E sicuramente se su un post non si vede quanti like ha, fa meno like, sicuro. Sicuro. Perché lo facciamo per like non... lo vede. Sì, sì, infatti, sì. Comunque, Mister La... La pen è male interpretata. Alessia, dai, non iniziare a buttarle lì. Non mi veniva, cioè sapevo che Lupin era sbagliato, ma non mi veniva la pen.
Aspetta, Lupin. Ok, Lupin. Che, Sanchez. dai, leggici il tuo post che è interessante. A me la spinta, sai cosa la dà? Il fatto che a fare operaio 40 anni di monotonia e che l'impegno sia tanto poco, da 1.300 puoi arrivare a 1.500 al mese, max. 2.000 euro al mese dopo 20 anni. Invece col giochino più ti impegni, più vinci, anche 80k all'anno puoi fare. Se sciotti live anche 2.50, cosa che a fare l'operaio, manco se ti metti a 90 lì, non li fai. Manco se non ti Sì, metti a 90 li certo. fai. Questo è vero. Anche ciò che dice Piton è molto carino. L'età giusta per osare, probabilmente sì. Se non lo faccio adesso, diventa problematico. Se dovessi andare avanti ancora 4 anni così, sarebbe un problema. Tanto io dove lavoro adesso, se voglio un giorno tornare, ci torno perché ho, nel senso, una certa confidenza ormai con il mio capo, nel senso. Vabbè, sì, in Quindi effetti se ha proprio ragione anche dovessi. Python. Che cavolo. È quello che sto provando a dire a mia mamma, che è tutta. Sì, lo so, l'ho già detto Carlo, ne ho appena parlato. Guarda come è tutto ganzo che lui sa le cose ancora prima che io le dica. Invece no, l'ho già detto. Alessia, sei sarda. Tra l'altro No, ci sono stiamo lucana. avvicinando alla bolla, al turbo, 15 dei premi. Io sono mezzo Al morto, 5 bui, 100. poco giocabile con 5 bui. Però sei sì. Sono 62 su 78, devo vincere ancora un giro No, come al oppure. t'ho detto, 5 bui è poco giocabile, però con 6 è Allora, giocabile. no, è giocabile fino a 6 bui. Questa cosa è uscita con Carlo qualche neanche troppo tempo fa. Ci è capitato di giocare un torneo dove l'intero torneo l'abbiamo giocato con in media 10 bui. Si scendeva a 6, si davo la pava a 15, poi si alzava al livello 10, si scendeva, si davo la pava. È stato un torneo interamente carded dove alla fine faccio terzo. Era il NOS, faccio terzo e prendo bene, porca miseria. Però un torneo giocato da morto, dove l'ITM era un miraggio incredibile. Ah, speriamo di fare ITM e prendere sti 200. E quindi da lì è giocabile fino a 6 bui. Come hai fatto Spiegamelo ad cosa significa arrivare da ad 1 stasera. milione e allora? Come ho fatto ad arrivare a 1 milione e 4 di follower? Aspettate, temo di dover foldare anche se lo spot è irresistibile. Pusherò. Prendiamoci questo rischio incredibile. Ecco, bella velinata, l'ho combinata, sbollo. Cioè, in realtà è 10 dei premi. K, per favore. Quadri. Niente. Sì, l'ho combinata in diretta in questo momento, come vedete, sono uscito al Vabbè, tubo. Cade quadri river è un disastro per tutti. quindi rimane col 50. Sì, non me lo dire, sono afflittissimo. Posso farmi i cavoli miei con 5 bui, 10 persone escono veramente in un attimo. Sono stato in gordo, sono stato in gordo. Bella minchiata, bravo. Va bene. Il fatto che già la riconosci. Su uno che è in all-in obbligato, quindi sicuramente mi chiamerà. È il tilt overall della serata che mi fa fare queste cose, che devo farci? In realtà l'ITM sarebbe stato veramente Beh, insomma, importante. comunque stasera hai ricevuto, ora lascia stare, dai, pace, Andrea, è andata, oh, ci sta, Non ti stare a smanganellare con gli Posso ancora altri. vincerlo a 50. Alessia, dai, tiralo un po' su di morale, nel senso, facci qualche battuta. Ma guarda. No, non Cioè, è io che ho deciso sono. di tirare su di morale, mi spiace, porca miseria, almeno nei giorni precedenti qualche mezza di prana stesilies l'ho fatta, finta perché poi chiudevo la serata a meno, perché fai dodicesimo, prendi Esatto. 600, quindicesimo preso 3,50, vabbè. Pensa a Serlenga che è venuto qui, era tutto triste perché non aveva vinto niente e dopo un mese ha vinto due tornei da 20K. Sì, esatto, beh, non male. Mi serve pure a me sta cosa, io stasera sono scristianus, così vi dico un termine che si che diciamo in Basilicata, scristianus, scristianuta mi sono stasera. Cioè, sei ti girano i coglioni?
cioè praticamente viene da cristiano, no? Quindi tu sei cristianudo, nel senso che oddio, questo che non lo so tradurre in italiano. Aspetta, ok, diretto locale, aspetta, ecco di qua c'è scritto Limonis cristianuto, è una descrizione. E se ricorda il trasumanare, che Dante Alighieri utilizza nel canto primo del Paradiso. In realtà la traduzione più appropriata di questo modo di dire è quella di restare fuori di sé. Ok, quindi abbiamo trovato la traduzione in Italia. Ehi, C-Max sta regalando sub. Che brava persona, Carlo. Bando alle ciance. Vediamo se ha le mani nella marmellata. Ce l'aveva nelle marmellate. Guarda come ce l'aveva nella marmellata le mani queste. Ma che cazzo di giocata è? Che è successo? Ah, è ragazzi? Vero, tra l'altro come esco lo vedono ora loro. Allora, ma Carlo visto. Ha regalato altre 5 sub o no? Sì, sì. Apparentemente sì. Dai, no, Carlo. No, le ha regalate. Io qui sto vedendo. Grande. Che ha regalato una sub a Sbando alle Cianze, a Lupin, a Slomulomu, a Simo Pascu e a Mellow Yellow. Quindi ragazzi, se siete in chat ringraziatelo, e io ti ringrazio Carlo per il supporto che dai al canale, veramente importante. Mannaggia il Delfo, esatto, mannaggia Delfo, perché non cade quadri? Impazzisci giustamente, certo. Però non sarebbe stato male, quadri libero. Allora con queste 5 sub ora ti arriva una fluidità al massimo. Fluidità per i giorni futuri, per oggi non so se c'è ancora qualcosa di aperto. Bianco, queste qui sono belline, queste qui sono le bottigliette di fluido di Twitch. Grandissime queste. Dov'è che le trovate? Le vedete le bottigliette di fluido? Sì, sì, sono carine. Voglio andare a svegliare. Comunque ragazzi, io tra un po' vado, perché domani mattina devo andare a fare i saponi. Praticamente viene tipo una artista internazionale fare i saponi. Perché non fai part time il pomeriggio e dormi la mattina? Come faccio a trovare qualcosa da fare che vale la pena fare il pomeriggio? C'è un miracolo se c'ho lavoro da fare la mattina, abito in Liguria, non c'è niente qua. Scusa, ma non potresti semplicemente andare il pomeriggio a posto della mattina, come ho fatto io? Cioè, è quello che mi sta dicendo anche Lupin, ma trova una roba da fare. Da noi non c'è quasi nulla, cioè noi abitiamo... No, tipo dove stai ora? Non puoi chiedergli di andare il pomeriggio invece di andare la mattina, semplicemente. Cioè, sì, esatto, dove sto ora? Dove sto ora? Un posto di mare dove in inverno non c'è nulla. No, dico al lavoro che stai facendo adesso. Non posso perché gli ordini, i corrieri, tutto la mattina... Impossibile cambiare abitudini. Il mio capo c'è prevalentemente la mattina, il pomeriggio di solito va in giro, poi uno scombinato. Se mi metto a parlare del lavoro, finisco domani mattina. Comunque, no, non posso. Perché, per esempio, quello che faccio io. Sono riuscito. No, questa cosa è incredibile. Io, quando ho iniziato a lavorare lì, che col gioco non guadagnavo nulla, anzi, lavoravo anche il pomeriggio e guadagnavo uguale. Cioè io sono l'unico dipendente che indipendentemente da quante ore lavora ha un guadagno. Cioè io non ho mai, in 3 anni non ho mai detto a fine mese ho lavorato questo numero di ore. No, che cosa c'ha? Intanto io parlavo e mi... Ecco, questo è il problema su Twitch e sto monotablando. Mi trovo al river, fuori posizione, con dama alta, con l'altro che non ha neanche PSB dietro. Un disastro. Te capisci come mi trovo io quando gioco e streamo e c'ho l'ospite? E ora spero che lui cechi e ci abbia tipo 10-8 di cuori. No, è scala 10-8, un disastro. Che abbia 2 cuori a caso, niente, beveva, li metta pure. Che roba è quella roba? Vabbè. Comunque, in tutto ciò siamo tornati quasi a stack iniziale. All'Hot 50, ma ormai la sto prendendo molto con filosofia. Mi toccherà vincere i prossimi giorni, vinco il main e chi se ne frega, posso swingare anche 6.000 i giorni prima. Qual è il problema?
Non so come faccia ad esserci gente che non swinga, che quasi non swinga. Boh, impensabile. Hai giocato anche Cash? No, assolutamente no. Allora, ti sei interrotto di nuovo. Ok, torniamo a parlare di Instagram. Ti sei interrotto, è vero, hai ragione. Come ho fatto a Sì. fare il 1.4? Avevo, non so come dire, capito diversi metodi banali in realtà che all'epoca funzionavano. Questione di bisognava bilanciare il numero di post al giorno, gli orari, i like con le altre pagine grosse, perché ovviamente dovevi metterti like con le altre pagine grosse così che i tuoi post diventassero popolari con determinati hashtag. Se però mettevi troppi like, il tuo like si svalutava, quindi ogni tuo singolo like valeva meno. Se ne mettevi uno, valeva tantissimo, ma era solo una. Quindi era tutta una questione di non fare troppi post al giorno, non farne neanche troppo pochi, non mettere troppi like, quali cose postare. Condividevo disegni, non miei, anche io disegno, come ho detto, però ovviamente non puoi fare quei volumi disegnando per conto tuo. Volete la pausa o continuate a stare qui? Non mi ero neanche accorto che c'era la pausa. Io sto seduto, che devo fare io nella pausa? Ok, Leggo la chat. allora io vi lascio a parlare. Sì, certo. Vai, io vado a Io tra svapare. Ok, io tra un po' vado, quindi ti faccio le ultime domande, così. Vai. Vai. Io torno tra poco, eh. Ok. Non Va andare via prima che torno, però, eh. Che ti saluto. bene, va Vai. bene. Allora, no, era quella simpatica che l'altra volta è piaciuta un sacco. Cos'è Nuts per te nella vita? No, non ho capito. Cosa Sì. è Nuts per te nella vita? Nuts per me nella vita. Domanda del piffero. Io in questo momento vorrei essere un po' più sereno di quanto non lo sia. Cioè, in questo momento vita, non in questo momento. Momento ora. In questo momento istante, ovviamente, la sessione è un disastro. Che ci dobbiamo fare? Niente. Overall, trovare un bilanciamento della mia vita un po' più umano non sarebbe male. Cioè, io veramente tra lavoro, gioco, allenamenti, ci sono periodi in cui sono veramente stanco. Periodi in cui sono veramente stanco. E quindi sì, riordinarmi un po', chiarire la situazione gioco con mia mamma, mio papà. Perché ovviamente, anche se non ho più 15 anni, mia mamma mi tratta come se ce li avessi, nel senso io ho quasi 30 anni meno di lei, come ce li avevo quando avevo 15 anni, ce li ho ancora adesso, ho sempre la stessa differenza di età e quindi lei mi tratta come una persona che ha 15 anni in meno. E quindi non vuole determinate cose, è molto assillosa su altre, cioè che devo dire, più o meno. Questo è quanto. Sì, vorrei riordinarmi un po', non sarebbe male. Ora che sta andando a livello di gioco piuttosto bene, sono un po' più sereno sicuramente. Ste series, boh, sono psicologicamente preparato a fare un bagno incredibile, come lo erano state le Galactic, come lo erano state le Scoop, le Carnival erano andate bene, le Winter pure, quindi boh. Alla fine so che, cioè, devo accettare i momenti no. Una volta lo accettavo molto meno, ora sono un po' più consapevole. Sì, alla fine quelli ci sono, se non è poker che nella Certo. vita. Comunque salutiamo Don't Be Live, che mi sa che ci sta salutando. Sì, salutiamo Mimmo Cola che ci sta, che ci ha già salutati prima. Fluido Show, centro in piedi, trovate lavoro anche a me. Allora, prima cosa, Mello, ci devi dire cosa ti piace fare. Una volta che hai capito cosa ti piace fare, ti troviamo anche il lavoro. E senza dire niente, il buon Tahiti ci ha messo Pirodi con Ara, come sempre. Adesso nella pausa vi lascio con Pirodi e Ara. E li mette, di solito il volume non si sente oggi, non l'ha neanche fatto partire. No, è ancora lì, quindi. Io ho svingato un K giocando a Zap. Zap. Beh, Zap cosa? Zap Cash ovviamente, ma cosa? Ok, Probabilmente sì. Fai tu.
Comunque non hai risposto alla mia domanda. Che cos'è Master Me? Sì, cioè vabbè, no, alla fine trovare più equilibrio, questo Sì, co dovrebbe cosa sarebbe il massimo della vita? Voi la vedi così? essere. Sì, cioè nel senso proprio quelle cose che per cui vale la pena vivere. Che cavolo devo dirti? Che cavolo devo dirti? Vorrei fare bene in questo gioco, certamente, meglio di quanto lo stia facendo adesso. Concretamente, cosa? Questa domanda lo facciamo anche a chi sta guardando. Cos'è Naz per voi nella vita? La serata a Barcellona è stata Naz, ovviamente. Sì, certo, è vero, è vero. Quando busto il satellite del MENA Barcellona, da una giornata disastrosa in cui io ero nel letto dell'albergo psicologicamente distrutto perché potevo anche non giocare così la mano con la quale sono uscito, ho passato decisamente una bella serata. Ok, è vero. Hai visto, abbiamo trovato Esatto. qualcosa. Ok. Quindi se... Ah, poi c'è... Siete in pari con la chat? Ciao Mimmo. Sì, siamo in pari, siamo in pari. E l'altra domanda Fluido è... show centro impieghi. Sì, infatti gliel'ho detto a me, gliel'ho detto tu Ciao. dici cosa ti piace e ti troviamo un lavoro. Ciao, don't believe the hype. Buonanotte, torna presto. E ovviamente non ho mai avuto passione incredibile per un determinato lavoro. Cioè, io ho visto la metà dei miei compagni di classe dopo liceo scientifico andare a fare l'università per fare qualcosa impensabile per me. Cioè, non ce la faccio a studiare una cosa che non ho voglia di studiare. A scuola andavo benino, non studiavo granché, studiavo il giusto, cioè, perché non facevo ciò che mi interessava. Quindi, impensabile per me fare un'università su una cosa che non mi interessa. E quindi mi sono trovato in questa situazione qua. Però avrei qualche passione oltre al poker. Sì, C'è qualche certo, la altra passione cosa. disegno è la passione disegno. Per esempio, pure il disegno potresti trasformarlo Ma tanto in vale un provare a piccolo campare di lavoro. poker, capisci? Cioè, a disegno è proprio difficile. No, non Comunque. dico sempre da affiancare comunque. Cioè, se tu volessi comunque dedicare un periodo della tua vita a migliorare. Perché sei con la camera, ci giochi? Vedo che muovi la Cosa? camera, Io. Alessia, sì, te. No, no, semplicemente perché stavo scomoda e quindi Ah. l'ho alzata. Comunque, giusto perché sono 3 anni che non posto su Instagram e quindi ho perso un mucchio di follower sull'altra pagina, linko il mio tag, sì, ne recupero un paio. È un disastro. 3 anni che non posto su Instagram, ho perso 10.000 seguaci su 27.000 che ne avevo sulla mia. Cioè, Com'è sulla. che... Comunque è complicatissimo sto username che hai, eh? Cos'è complicatissimo? Appunto, bottaro trattino basso art. Sì. A me sembra piuttosto semplice. Appunto, Trattini e bottaro trattino basso punti. art. Ah, appunto, bottare trattino basso art. Adesso, dai. Semplicissimo, iniziale del nome, trattino basso. Non passa il test della nonna. Sai che cos'è il test della nonna? No. In realtà nemmeno il mio nickname lo passo, però vabbè. Cioè praticamente sono i nomi che tu dai a un brand, comunque una pagina, che se chiedi, se dici a tua nonna o comunque una persona anziana, sai che mi chiamo Così sicuramente non se lo dimentica. Fabrizio Bicciardi, Sì. Fresh Art, lei ti dice Invece tu dici mi chiamo Andrea Bottaro, lei lo sa ripetere. Questo è il testo della nonna. Ottimo. Comunque, cos'è Naz nella vita? Ha risposto solo a uno con la figa, Andy Una risposta lecita. Gordon. Un bell'otto, dai un bell'otto fluido. Su un bell'otto. Un picche fluido. Un picche fluido!
picche fluido, viene un picche Io fluido. ovviamente ho di nuovo guardato lo schermo cercando di capire dov'è che avevi preso sto picche, ma lo vedrò tra 4 minuti, 3, quanti ce ne sono di diversi. Comunque si swinga, sì, MTT sto mese perdo 3.500. Eh sì, lo so, ti capisco, io ne perdo quasi 3.000 da giovedì scorso. In realtà non li ho giocati solo MTT, ne ho tirati la maggior parte a cash. MTT swingo, boh, 1.500. Non lo so, 1.500-2.000, qualcosa del genere. Quanto fai di Chi spending a serata? io in questo preciso momento? Non lo so, in generale, in media. Dipende in che periodo. In questo periodo poco, perché gioco solo quasi. Sto giocando, colpa di Carlo questo. Sto giocando quasi solo i 100 euro e qualche 50 euro. In realtà, prima, quando giocavo tutto quello che partiva, boh, spendevo tutto quello che partiva, non qua 500, 400, boh. Oggi non so quanto ho Quindi tipo speso. 500 infrasettimanali di domenica 1000. Sì, anche di più la domenica spendevo quando giocavo tanto. Quanto che a 1200, 1300, certo. Se giochi tutti i 100 euro di tutte le room, per forza. Beh, quindi potresti trovarti anche con swing di 7, 8, 9.000 euro, 10.000 euro, lo sai, no? Sì, ho swingato 2 volte 6.000, 7.000. Non il massimo mentalmente, Eh no, poi io mentalmente una frana ora che sto perdendo da 3 giorni, wow, un disastro. Sto perdendo letteralmente tutti i colpi da 3 giorni, va bene, tranne quel paio di tornei dove ho fatto last two tables, dove non ho vinto colpi incredibili. L'altro giorno al 50 turbo faccio quindicesimo su 1000 fischia. Sì, ho vinto due flip grossi, certo, bel culo, due flip grossi grossi. Oggi l'ho perso, ok. Che ci dobbiamo fare? ragazzi, ha bisogno di 2K al mese, vitto, alloggio e droga, fate voi. Comunque io ti faccio le ultime domande e poi vi saluto perché domani mattina alle 10:30 dovrei svegliarmi, cioè per me è prestissimo, diciamo, no vabbè, vai a prestino, dai, è prestissimo, è prestino. Dimmi, Allora, qual è l'ultima domanda? no, l'ultimo, Ma poi c'è. le ultime Ah, tre, le ok, vai. L'ultima ultime tre. serie di domande. L'ultima serie di domande. No, volevo Allora, sapere se vabbè. avevi anche preparato qualche cosa di simpatico da fargli fare a Andrea, perché ora. No, 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 non fatemi fare Ma cose. quello se vingeva però. No, Se però vince. c'è qualcosa deve fare, perché Ballettino sennò. lo devi fare. No, no, balletti, se vinco lot 50 va bene, volentieri. No, In ma altro dai, Ander, caso, dai, pre, almeno pre, pre, a non ballare sono fare. proprio pessimo, io Non proprio fa. pessimo. Allora fai Ok. una capriola sul divano, la mossa del verme sul pavimento. No, perché? Adesso Andrea. fai tipo to top 4, dai, top 4, perché vingere è un po'... Cioè, poi Vincere non terminiamo si questo vince mai. show. Io i miei tre risultati più grossi sono secondo, secondo, quarto. Non si vince mai. Comunque io Ma. tipo una volta ho vinto live un free roll di Tago, che era un gioco che aveva messo People's Poker, e io ero felicissima. Cioè, ho detto quando mi ricapita di vincere di nuovo un torneo live. Vabbè, ci sta. Io mi gasavo quando vincevo i tornei a soldi finti. Era soddisfacente, ho vinto un torneo da 1000 persone a soldi finti, completamente fuori di testa. Mitsu, sei cocciato staccato? No, in questo momento no. Per esempio, cioè, se valuti di lasciare il lavoro, io ti consiglierei comunque di prendere una parte di soldi magari e farti cocciare, così Sì, per almeno sei sicuro. forza, questo ovviamente è quello che ho detto. Ma non giochi multi-room? È che più o meno l'ho detto prima, in questo momento no. Sì, ho giochicchiato su Ototot, in questo periodo un disastro, Ototot, intoccabile. E quindi alla fine adesso sto giocando solo su Stars. Prima sì, giocavo anche sulle altre. Su Ototot il mio grafico è a meno 3.000. Su i poker sta sopra più o meno di una cifra simile, credo. Comunque la stream su Facebook devo dire che non funziona una sega. No.
per Guarda, a me entrano un sacco di persone, solo che il problema è che la mia connessione fa schifo e quindi lagga. Quindi. Ma hai. Però immagino che tu abbia comunque tanti contatti del proprio. Ma in realtà sul mio profilo personale sono più contatti extra poker, per quello. Personali. E non gliene frega niente del poker. Ci sono Ma a me. 85, 85 utenti connessi qui su su Twitch e 6 su YouTube. YouTube funziona meglio, quindi la prossima volta mando solo su YouTube. Comunque, Ma si può la. streamare in contemporanea su Twitch e YouTube? Perché per quel che sapevo io, oltre a certi numeri, non si può. Sì, si può, si può. Ok, no, Adesso ma sì. guardaci, io non sono troppo sicuro Di cosa? che si possa streamare in contemporanea sia su Twitch che su YouTube. Perché no? Allora basta che gli porti gente che li sta sul canale e poi fa quel che ti pare. Basta che rispetti le linee guida. Boh, va bene. Infatti, quando hai detto che streamavi su tutti e due, me lo sono chiesto. In realtà basta andare su Google e fare una ricerca. Ma tanto guarda, qui quando non puoi fare qualcosa ti seccano subito, quindi. Ma io non credo che non si possa fare, cioè per quale motivo non si può, cioè perché devono avere l'esclusiva solo su Twitch. Non è esclusiva di Twitch, è avercela in contemporanea la cosa. Però il fatto che se comunque Restream ti dà la possibilità di farlo, probabilmente è perché si può fare, altrimenti Esatto. non Comunque sono anche a sicura me si piace possa averla in fare. contemporanea. Vabbè. Allora, l'altra domanda era la cosa che una Aspetta, cosa gli che hanno compra. chiesto se è cocciato o staccato. Sì, ha già risposto. Ah, non ho capito. Non avevo sentito. Ma la tata dov'è? È il mio coniglio, la tata. La tata probabilmente è in cucina. No, non sto a portare la tata in Tragica. stream, che Oh, disastro è sto facendo. carina. Vado a Vabbè, comunque cercare la sembra il gatto. tata, poi se arrivo alla pausa andiamo a cercare la Alla tata. pausa, alla pausa. Comunque l'altra domanda era una cosa che hai comprato quando hai fatto una buona vincita e un qualcosa che ti piacerebbe comprare se tu facessi una grande vincita. Cosa? Allora, boh, il computer l'ho comprato coi soldi che ho vinto giocando, cioè coi miei soldi, insomma, la macchina e boom, Che macchina? soldi messi da parte. Sono Che andato a macchina? Barcellona, ho fatto una bella vacanza, al di là del fattore gioco che è andato male, alla vacanza è stata comunque bella. Sì, certo. Qualcosina, non sono uno di quelli che vince 5 e spende 5 immediatamente in qualcosa. Mi hanno cambiato di tavolo comunque. Sì, no Sì. Sì. 50. In caso di necessità aprirò anche il 56 Max, che è il torneo dello stream, perché l'hanno già vinto in due. Sì, eh. Pirodi Perfetto. e E Aschi. ah. L'ultima domanda e poi vi saluto. Vai. Il torneo che ti piacerebbe vincere sia live che online? Cioè. Uno live e uno online che ti piacerebbe vincere. Che domanda è? Così carina. Domanda è? Non lo so, non lo so il torneo specifico. Neanche gioco tornei live, come faccio a dire vorrei vincere questo se neanche lo gioco? Online vorrei riuscire a prendere in tempi cioè non come si dice, eterni, un colpo sopra i 10.000. Qualsiasi torneo va bene. Voglio prendere un colpo sopra i 10.000. L'ho presi per 3 volte, 7. In tutte le volte avrei potuto prendere di più. Non ci sono mai riuscito. 10.000 in una volta sarebbe carino. Live non ho neanche mai fatto ITM. Ho giocato 4 tornei live. Di cosa parliamo? Mi Vabbè, però piacerebbe cosa avere ne la possibilità di giocare pensi? live. Avere la possibilità di giocare tornei live, allora sì, poi ci sono anche più ambizioni legate al fatto vorrei vincere questo. Già iniziamo a giocare live, poi le altre cose posso vedere di conseguenza. Giocare E live nella funziona missione il si può sharing fare su così. Facebook perché la privacy impostata? In che senso sbanda le censure? Probabilmente dice che forse hai, sì, praticamente hai solo condiviso con solo amici, invece devi mettere pubblico.
così ti possono guardare, cioè magari tipo lo condividi pure sulla pagina e ti possono guardare. Ce l'hai condivisa con solo amici, solo i tuoi contatti. Ciao Reccia, un contatto da YouTube ci scrive. Ah sì? Fatemi un po' vedere allora, fatemi un po' vedere la privacy, privacy, messo la privacy. Comunque, chiacchierando, sto passando molto più serenamente questa serata di quanto non lo sarebbe stata stando dietro al computer a guardare come sta andando di merda. Sì, Invece, dai, la sto prendendo con... Non sto neanche perdendo tanto, perdo poco, 200. Allora, come si... Ah, aspetta, allora voglio giocarmi questo asso donna alla Icoop, poi dopo vediamo. James fa un bel ragionamento, dice, visto che l'età giusta è quando pare pure il bankroll adeguato, prendi, parti, ti fai un anno a vivere da solo con qualcuno e fai la tua esperienza. Hai sempre tempo per tornare indietro ai 22 anni. Sì, secondo me questa è una buona idea, soprattutto se hai qualcuno con cui condividere il gioco, che condivide i tuoi Sì, orari certo. e tutto. Ah, questa è la tua Se Alessia. colui col quale posso condividere il gioco non sparisce del tutto nei prossimi 15 giorni. Com'è che si modifica sta affare allora? Ah, devi andare praticamente sulla tua profilo Ok. e clicchi proprio sui due A, clicchi sui due A, i due pupazzi, due omini sotto il tuo nome Ah, ecco, ok. e fai pubblico, Ah, proviamo? metti il mondo. Sì. Proviamo? Proviamo, vai. Ho messo mondo. Va bene, devo andare a prendere un attimo il mio coniglio perché il top donatore di sub di questo canale l'ha richiesto, quindi credo che Quindi sia, è un ordine. È un ordine. credo che sia piuttosto Obbligatorio. doveroso accontentare i È fedeli doveroso, portaci il coniglio. Io poi, follower. se te porti il coniglio, io porto il gatto. Io ho uno Io Sphinx. sono sotto. Sì, lo Io so, l'ho sono sotto. visto più volte in streaming, allora io sto pensando. Io ho 6 gatti, però solo uno è dentro ed è sotto, ma non lo posso prendere. Provo ad andare a prendere la tata, Vai. sperando che non tocchi a me nel breve periodo. Ok. Allora io vedo la tata e poi vado. C'hai asso asso, Andrea? C'hai asso asso? sto solo tornando a foldare, abbiate pazienza. Con una mano non ce la faccio a prendere in braccio. Dai Alessio, te tanto pensa che può fare dopo come ballo. C'è da fargli fare qualcosa. Ballo Ballo col coniglio. col coniglio. Sai che può fare quello, quel video poi si dovrebbe scaricare TikTok. Hola. Quindi ora devo vedere come faccio a vedere la mia fotocamera così. Ma lui gira per casa? Ah, era bellino. Qua abbiamo, aspetta, da qualche parte ho già anche preso da mangiare, ecco qui. E vabbè, sta scappando via col bottino. Se n'è andata via di là, non sto ad andare a riprenderla. Beh, comunque Comunque hai potresti. eseguito Sì, l'ordine. esatto, è arrivata la tata in streaming. Comunque potresti fare il video quello che è virale su TikTok, che in realtà lo fanno con i gatti, però penso si può fare pure con i conigli. Cosa? Dai, qual è? Con Mr. Sandman. Aspetta, ora vi metto il link su Dai, linkalo, YouTube. linkalo, linkalo, Ale, vai, linkacelo. Vediamo se è Sono carino. cardato in maniera irreale all'Hot 50, non è possibile. Devo per forza aprire anche quello dell'una. Mi spiace. Ragazzi. Scusa, ti do quello. A livello di gioco è un disastro questo. Tra l'altro sono pure all-in. Non sono neanche troppo felice di questo call. C'ha C'è un altro ragazzo che ha fatto la sub o sono sempre le quelle dame, regalate? capo. No, sono quelle regalate da...
Hai preso il K, giovane? Incredibile, né? Ho vinto un colpo 23 bui. Hai preso il cappone, te ne stai lì tutto col sorrisino, Certo, finalmente. sei tutto sorrisoso, Pensa qu quanto poco basta in questo momento per farmi sembrare tutto così bello. Sono 23 su 70, cioè no, sono 23 premi, 74 left. te ci devi Sono credere, però te non felicissimo. credi molto nel fluido, No, dici no, no. ci credo, ci credo. C'è stato un momento della... quando ho vinto il flip, quello per la taglia, inizio stream, ero convintissimo, ho detto sì. Allora, ma che ti lamenti? Ho fatto terza lo specie, vedi, questo è un ottimo modo per winare. Ho fatto terza lo specie da 250, 9700. Il terzo più taglie non è arrivato a 10. Ah, è vero! 9,7 più taglia non è arrivata a 10. Ottimo, cioè ottimo, bel tilt. Andrea, please non uscire il gatto, non dormo stanotte. Ma Alessia, me lo linki quel balletto? Sì, l'ho messo nella chat, che non è un Ah, balletto, è un video da fare con gli animali. Però per forza con TikTok si deve fare, perché c'è. ma vabbè, ma è difficile. Tipo virale su TikTok sto video. Ma Oltre te l'ho guarda, caricato. guarda che c'è da fare per fare le visualizzazioni. Ah, è vero, voi la tata la state vedendo adesso. Ragazzi, io mi sa che è carina pure l'idea Di cosa? di sbando, di sbando. Qual è l'idea di sbando? Bacio in bocca con la tata. Bellina, un bacio in bocca al coniglio glielo puoi dare, eh. Io il gatto glielo do. Alessia è fidanzata? Ti chiede, dimensi un nuovo Yes, pretendente? yes. Sì, ragazza, è fidanzata. Va bene. Mollatela, è fidanzata e non le esce. Fluido per Mimmo Cola, è difficile senza la sub ricevere fluido Mimmo, quindi ti consiglio di investire bene 5 euro e potrebbero veramente avere un ritorno incredibile. Bravo, Andre, mi piaci quando, Eh? veramente in gamba. Che promotore che sono. Very, 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 very bravo, bravo, molto bravo. Dai, un bello shove con 9-9. Su, Ale, su, un bello shove con 9-9. Sta mini 4-bet è really brutta. È really brutta questa mini 4-bet. Vabbè, qui. C'è una chance che ci abbia sto K. Rarissima la chance che abbia sto K, ma c'è. E qui non posso più foldare. K River. Ha scritto Peter, comunque un personaggio Jim, se non sono buono del Ah, fenice. stasera è proprio una serata del merda. Stasera nessun ballo in programma, chiede senza chiagner. La risposta è: dal momento che i tornei non sono neanche partiti, cioè proprio uscivo prima di poter pensare di combinarci qualcosa, non ci è neanche venuto in mente se vinci balli. Perché ieri con Defeo partito con 1 miliardo, al coso, se fai top 3 questo, se fai top 3 l'altro, come non c'è stata questa situazione perché è stato tutto un disastro, quindi boh. Spero di essere stato esaustivo. Hai Speriamo esaustivizzato. di essere stati esaustivi. Io sto prendendo quelle supposte di carte fantastiche. Comunque, la risposta alla domanda di prima, ma la tata gira per la casa? La risposta è sì, è libera di circolare in quasi tutta la casa. E non morde nulla, non sporca in giro, quindi perché no? Ci giochiamo una gira contro Sapi. Abbiamo Asso K, quindi ottimo. Good luck a noi. Un po' di fluido, per favore. Questo colpo è importantissimo. 26 bui.
Dai, Si va dai. 26 bui in Però solo caso di... vinci per balletto. No, vinco un balletto per un colpo, per Asso K contro Jack 10. Questo sì, questo sì, no, questa è mossa del Assotato, verme, questa è mossa del verme. Mossa del verme sul pavimento, dai. La cazzo. mossa del No, ma verme. perché? No, no, Dai, no, no. hai vinto il colpo, oh. Infatti ho vinto un colpo, miseriaccia. Sì, ma ne hai già vinto anche prima, sicché... Lo so che il fatto che ho vinto un colpo in questo momento sembra un miracolo, però più tardi Sì, vediamo se però... questo torneo ha risvolti positivi. Te lo devi stimolare il fluido, te non lo... Cioè già il fluido ti è venuto incontro e te non gli dai il tuo pegno, capito? Dai, non mi sono mai gasato così tanto per aver vinto Asso K contro Jack 10 off a 60 left. Secondo te Alessia deve fare qualcosa, che dici? Sì. Dai, se non vuole fare balletto, Vabbè, ma qualcosa però scusa, la no, la deve mossa... fare. Ho detto in caso di vincita ci si può fare un No, pensiero. top 3, Cioè, top 3 chat, o top no. 4. Chat, dovete già... Ecco, c'è Pepe Du, vabbè, con molte Ma... cose scritte dietro. Mandatemi del fluido. Ma come stavamo dicendo prima, senza la sub è molto difficile. Ovviamente, appena si vede uno con la sub, siamo subito tutti lì a incitarlo. Già, senza sub, anche l'incitamento non è sufficiente. Quindi, subbate e poi riceverete fluido tahitiano. Come hai imparato a giocare se non eri stato coachato? Allora, all'inizio, non lo so, non lo so, sono una persona che ha abbastanza intuito. Ho guardato video, ho messo assieme i pezzi e più o meno gioco. Sono stato in Poker Magia per 3 mesi, nei quali alla fine non ho studiato niente. Perché non ho studiato niente? Perché era impossibile. Tra lavoro e gioco e fare X numero minimo di tornei era impossibile. Quindi alla fine sì, ho seguito un paio di lezioni, lo stretto indispensabile, il resto un disastro, poi ho quittato, infatti dopo 3 mesi perché non riuscivo a starci dietro, non mi serviva farmi staccare. E quindi gioco perché, vabbè, ora in questo preciso momento, in realtà da un anno a questa parte, ho avuto la fortuna di conoscere persone quali Federico Mazzini, che è venuto in streaming, quali Carlo, che è venuto in streaming anche lui. Va bene anche se fai top 50. Comunque, ho avuto la fortuna di conoscere queste persone che mi hanno aggiustato un po'. Ho fatto un paio di review di tornei, però non ho mai fatto coaching, cioè non sono mai stato coachato propriamente. Non che mi vanti di Ragazzi, questa cosa, ovviamente, però non posso umanamente fare tutto nella vita. ma secondo me, cioè, non è obbligatorio essere scocciato, cioè se uno riesce a un livello medio, forse per fare Ok, un salto di però qualità, sicuramente se però c'è senza uno che ti chiacchiere. coacha potresti fare meglio. Sì, però dico, se tu inizi a giocare e vai comunque abbastanza, diciamo, discretamente bene, magari ti fai cocciare solo nel momento in cui effettivamente vuoi fare un salto di qualità, cioè non è che uno inizia a giocare e si deve far cocciare per forza appena inizia a Certo, giocare. c'è chi se... Allora, c'è chi se inizia a giocare e non si fa coachare non può vincere. Siamo d'accordo. C'è chi se vuole fare il salto di qualità deve farsi coachare, certamente. Non Vabbè. sarebbe male farsi coachare e fare il salto di qualità, certamente. In questo momento tutto molto complicato. Se ne riparla a gennaio. A gennaio, a dicembre finisce il mio contratto di lavoro, a gennaio cercherò un assestamento della mia vita migliore di quanto non lo sia adesso. E allora si vedrà, per ora gioco, vinco, va bene, potrei vincere di più, probabilmente sì, c'è cioè chi vince di più. Iniziamo con la vodka. No, non c'ho voglia, Carlo. Stasera non mi sento brillante a sufficienza. Devo riordinare la testa, che è un disastro. Ogni bicchiere di vodka facciamo su. Ma le sub le Beh, fai ogni su. bicchiere di vodka facciamo un sub potrebbe essere promettente se c'è la garanzia che arriva una sub ogni coso di vodka. No, vabbè, ma non mi vendo. Cioè, non è che.
No, però Devo Vaticano. voglio dire, ragazzi, se volete fare la sub, fatela, se no non la fate lo stesso, fate uguale, cioè, fate se vi fa piacere, se volete supportare il canale, se no. Dai, ho Ragazzi, aperto anche io l'altro hot 50, già che ci siamo. il ballo di Nando. Vedi Ah, come vedi, balla. ma non la vedi come ballando. Sì. Quello è carino. Non me lo ricordo più com'era il ballo di Nando. Io me lo sto vedendo su YouTube, aspetta, ve lo linko Linka, così lo vai. vedete pure. Ragazzi, io mi sa che vi saluto. No, stai con noi. Però vi prometto, no, che devo domani mattina, mi devo svegliare. Già io starò tipo 2 ore ora per prendere sonno. Volevano il tuo Matematico. account Instagram. Asso K con No, tasto gliel'ho Jack. mandato, gliel'ho Ah, mandato. ok. Però non mi mandate cose in privato perché mi banno e mi denuncio la polizia postale. Cose di vario tipo in privato, via. Immagino cosa arriva. Credo che No, di non è essere arrivato mai online niente io per di tutto fortuna. ciò. Credo proprio di essere online. Allora, se mi Fluido, giuro. speriamo che non abbia colore, o è un disastro se c'ha colore questo. Folda, ok. Va Peccato, bene. dovevi fare il balletto di Nando se vince Stavo mi guardando il ricordo. balletto di Nando. Beh, essere chiamato e vincere non sarebbe stata male. Che ci devo fare? Però è bello il balletto di Nando. Sì, è simpatico, è simpatico. No, sto guardando Nando. Ah, ok. Ah, comunque, sto balletto mi ricordo tipo rivoluzionario perché ballavano solo donne in quel periodo. Quindi, sto signore che ballava era una cosa, cioè, almeno io non l'avevo mai visto in televisione. Beh, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia. Ma grazie a te Alessica, sei stata molto Spero brava perché mi hai che seguito tutta la chat. ci Cioè. mi siete fatti un po' di. Certo. Cioè, no. È Ci hai stato fatto. carino le domande, le cose. È stato molto carino, sei stata molto Andavano brava. tutte benissimo le domande, andavano tutte benissimo. Almeno sono usciti un sacco di discorsi alla fine, cavolo. L'abbiamo fatto riflettere, Andrea. Io non sapevo che avessi imparato a giocare, lo so, sono scarsissimo. Un disastro. Un disastro. Comunque, il tuo atteggiamento, se ti sento tipo qualche coach Sul di fatto che dico che sono discorso. scarso, no, è che Carlo mi dice: allora, con Carlo siamo d'accordo che io non so giocare. Abbiamo avuto la conferma poco tempo fa che io non so giocare, e quindi alla fine questa cosa è ritorna. Ma dico proprio come atteggiamento di vita, Allora, che attenzione, si è attenzione, scarsino, attenzione. Pro vabbè. Team scrive: senza coach si tratta della doppia Q Turner River, quindi vuol dire che contro di lui ho vinto un colpo incredibile che io non mi ricordo. Che dicevi Alessia? Addio, Oddio, mi sono scordata. addio, è Loretta, è Loretta. Aspetta, che stavo dicendo? Miglior personaggio della serie Fluido Show. Chi? Andrea? Python? Penso che ce l'abbia. Grazie Python del coso. Direi di sì, direi che si riferisce a me. Boh. Ma perché secondo me si sta aprendo ora, Andrea? Io? Sì. Ti ci vuole un po', cioè, sei un po' diso. Certo, sì, sicuramente. È quello che dico sempre. Quando io devo conoscere una persona, di primo impatto faccio fatica e poi parlo tantissimo. Top personaggio, sì. Quindi era bene che c'era anche Alessia che ha insomma aperto un po', diciamo, con le domande, no? Domande per forza, guarda che da non sottovalutare le domande. È vero. Domande relati certe relativamente scontate che si possono fare a una persona che gioca, però alla fine. Come si dice, erano solo le essenziali. Sì, Vabbè, stimolano il dialogo. Comunque, Alessia, certo. avendo aperto Facebook al mondo, pensate. Pensate bene, abbiamo su Facebook ben due visualizzazioni. L'avevo messo in suspense. Comunque Ma va le bene. condivise pure sulla pagina, la diretta. No, sulla Cioè, pagina non posso. no, no, dico, tu prendi il link. Che hai su Ah, Facebook.
lo condividi sulla pagina. Hai ragione. Credo che quello lo puoi fare tranquillamente. Hai ragione. Anzi, ti dirò di più. Vedi se ti fa avviare tipo video party. Perché abbiamo con video quello party. Esce la notifica a tutti i tuoi contatti e a una parte dei tuoi follow. Cioè, avvia un video party e esce la notifica a chi? Sì. Ai contatti e ai follower, penso ai contatti, però, perché se la condividi su, cioè se video party penso che te lo fa fare solo dal profilo e non dalla pagina. Non è possibile condividere questo post sulla pagina. Ok. E invece se lo voglio condividere sulla pagina senza video party, vedi se ti può fare. Sì. Ah, così si può condividere, Gans. Non lo sapevo, vedi. Supporto tecnico. Brava Alessia, brava Alessia. Presentatrice, tecnica, logistica, tutto, via. E comunque il Mitsu ce l'abbiamo sempre dentro all'Hot 50 e sta per fare il ballo di Nando. Che non so cosa ragazzi, sia in questo momento. Io mi saluto. Ma davvero eri /6 pro di ping pong? Comunque, Andrea, dai, svincoliamo. Però Alessia, te ci saluti, ma non vuoi. Ah, sì, esatto. Poi ti rispondo, no, Mello, XX, tutto ciò che ne segue. Devo, perché sennò non dormirò per le 3, quindi veramente no, devo lo so andare. Che devi, però ti piace stare qui. Cioè, non no, no, non... ma io starei fino a domani mattina. Io amo lo Twitch, cioè. Poi in compagnia è più carino. Io era una vita che volevo, nel senso, finire in uno streaming, perché alla fine mi diverto. Sì, solo che di farlo io non ci ho neanche mai minimamente pensato, praticamente. Non lo fare, la parte. È se un negativo. Vincere, non lo fare. Soprattutto, no, il fatto è soprattutto con essendo, non ho mai, anche perché essendo il bacino di utenza potenziale così ridotto come quello in Italia, non l'ho mai fatto. Se lo farei in inglese all'estero, ok, se giocassi sul .com sarebbe carino provare a streamare in inglese, certo. Ma guarda, secondo me all'estero c'è un sacco di, c'è tanti altri canali, quindi è difficile anche lì. Paradossalmente è più facile. Sì, certo, è difficile anche lì, ovviamente, però potenzialmente è meglio. Poi comunque calcola che l'inglese lo dovessi parlare anche tipo, no, io pure l'ho provato, ma non è semplice. Cioè, perché poi devi parlare in inglese, rispondere. Sì, in certo, inglese, l'inglese in realtà non lo parlo grammaticalmente, non lo parlo quasi come l'italiano, però lo parlo. Cioè, se io ascolto un discorso in inglese, per me è quasi italiano. Ok, vabbè ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, vi auguro di non fare la mia brutta fine con la connessione, vi ma auguro di vincere, di portare a casa qualcosa, di fare il balletto di Nando anche. Vai. Quindi, se vincete. Va bene Ale, ti ringrazio e ti saluto a nome di tutta la chat, a presto. Alla prossima. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Quindi sei rimasto solo. Allora, sì. Sono solo con due tavoli perché sto giocando anche l'altro 50 obbligatorio. Ok, allora lo metto a video. Sì, va bene. Se no, se vuoi lasciarne uno e poi se rimango solo con uno lo metti. No, abbiamo spazio sul. Ok, ok. Sì, è vero che ora togli la web di Alessia. Sto riducendo la size della tua camera. Ok, così va bene. E tra l'altro siamo 34 left all'hot coso. Oh, fa vomitare. Cioè vomitare, di assi almeno ce ne sono due. C'ho i K in tutto ciò. Allora, qui c'è i K. Asso, asso sì. 6 asso. Sì, certo. E l'hot 50. E capitano è uno che può smissilare a caso, quindi in realtà posso cercare ancora e lui qui potrebbe provarci concretamente. Mi betta piccolino e una la chiamiamo.
Ciao Daniele, buonasera. Vogliamo la Rande Feo, vogliamo la Rande Feo. Marcello Savoia, Grande Tahiti. Ho fatto un no deal versus Husky nel balletto. ci sarà un... Ottimo, lo sapevo che non è capace di foldare per. C'hai 7, c'ha, lo sapevo che non è capace di foldare per. Mi hai preso un po' il Ok, sono piuttosto sordino. soddisfatto. Vale un bettino carino, River. Insomma, dai, pensiamo a cosa fai quando arrivi ATM. Ballo di Nando. No, no, faccio top, devo fare top 3. No, Andrea, Ottimista? no, Dobbiamo no, essere ottimisti, miseriaccia. Non allora, ci accontentiamo solo dell'ITM, miseriaccia. Ha non vinto. è questione, Ok, già questo. non è questione di ottimismo, è questione che se il ballo di Nando è una cosa semplice, se arrivi top 3 devi fare qualcosa di più complesso, capisci a me? Cioè il ballo di Nando è abbastanza Non so easy. neanche cosa sia il ballo di Nando. Il ballo di Nando te lo rilinco allora. Guarda, Ah, ok, me l'avevi linkato, ma dove? te lo linko sulla chat del Twitch. No, aspetta, linkamelo anche su Skype direttamente, se no lo rilinki a tutti, chi se ne frega, magari a loro non gli Vabbè, ma frega niente. intanto l'ho già linkato lì. Apri il link. Ok, un attimo, devo aprire il link, sì, posso farlo anche non dal telefono, ma dal PC. Che ora fortunatamente dispongo di due schermi, uno del portatile e uno del fisso. Qui penso Ottimo. che sciogli letto sull'apertura di Bernaulo. Allora, quindi devo essere pronto a spaventarmi. Io ho pe pessima capacità nel ballo. Credo di non essere troppo in grado di replicare ciò che sto vedendo, Vabbè, anche ma se in realtà è molto facile. allora ti mettiamo Ok, su dai, un va bene. qualche, se no, un ballo tipo di Fortnite, una roba più semplice. Un ballo cuore vero. Va bene provare a fare quella roba lì, dai. In Nando. caso di tavolo ITM. finale. No, in caso di ITM. Tavolo finale. No, Andrea, ti blocco, ti metto in pausa sul sorriso. In caso di ITM fai Nando, poi dopo se fai tavolo Oh, finale. due. Ma come due? Perché io devo farne due? No, ma sono scalini, perché te vuoi il fluido, che il fluido ti deve supportare, te devi dare qualcosa in cambio al fluido. Quindi Carlo, te lo chiedo a te che sei un suo amico. Abbiamo pattuito ITM Nando. Se fa tavolo finale, che deve fare? Ditecelo voi, ragazzi. Chat, ditecelo voi. Una live con mia mamma. No, mia mamma se n'è guardata bene. Mi fa prima di andare in streaming, dimmelo che poi vado di là. magari porta la mamma, dai, magari è simpatica, ci facciamo No, una... ovviamente adesso mia mamma dorme e ovviamente non verrebbe mai. Perché Ah, ok, anche se sarebbe perché c'è la mia faccia così in pausa? Ok, era incriccato sul mio computer. vabbè. No, sei fluido per ora, la faccia è Perché fluida. se anche fosse mia mamma non si farebbe mai vedere dall'altra gente così, impensabile. Impensabile. Vedi come balla Nando. Guarda, 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 provocazioni continue da Cmax91. Segnala per te, ripeto. E vabbè, ma è abbastanza classico, Papua Demune. Tra l'altro, E soprattutto se è precedente piccolo fare Carlo tipo un secchia. Sì, certo, ma era già annunciata la cosa, quindi tanto ho anni alle spalle di sopportazione di un fratello più piccolo, quindi. Vedi come balla Nando? Abbiamo pattuito che lo fa se arriva ITM, ma se arriva al tavolo Non abbiamo, finale. no, 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 questo non l'abbiamo assolutamente pattuito. Dai, in sto torneo l'ITM e il tavolo finale sono veramente vicini. Ok, allora al prossimo showdown che giochi esci. Instant, immediato.
Quindi prossima mano che mi giochi sto che mettendo curano. contro il fluido Sì, dicendo ti ciò. stai mettendo contro tantissimo il fluido. Uscirai forse ora anche in questa mano qui. Con 10 e 2 è difficile. La prossima che giochi esci. Quindi decidi te, o ITM Nando e poi decidiamo il futuro, oppure sarai proprio Vediamo, sullato. vediamo, perché sto giocando anche un altro 50, quindi disgraziatamente dovrei trovarmi a fare tre balli se No, prendo. vabbè, cioè, un ballo noi ci accontentiamo, non è che siamo così, diciamo, Vediamo, vediamo a fine digressivi. streaming come va. Dai, a fine streaming tiriamo le somme, No, vediamo. ma Tanto poi sono... sicuramente lo faccio, non lo faccio. Andrea, le decisioni nel poker vanno prese in 20 secondi e anche te ora la devi prendere veloce. O lo fai o non lo fai perché il fluido parte da ora, capito? Se no, se dici che non lo sai, il fluido se ne va e cazzi tuoi, cioè, busterai Dai, va sicuro. bene, per l'ITM. Nando, ok. Ok, però se faccio top 3 non succede nulla. No, se fai top 3, dopo, se fai TM, ti rimetto... Guarda, la chat, vediamo che ci dice, insomma. La chat è silente, anche per la chat sconsiglio di vedere i miei balli, sono piuttosto rigido. Sì, vabbè, ma tanto siamo abituati a quelli rigidi, eh. Ecco, già c'è qualcuno che propone cose strane. Ballo Ballo del del cammello, ma di cammello. cosa stiamo parlando? Non sei neanche sabato? No, scherzo, ovviamente. Scherzo, non sono irrispettoso nei confronti di sub, ma vale la pena sabbare a questo canale, quindi fatelo. Comunque, Chiappo, facci vedere cos'è questo ballo del cammello. Sì, esatto. Ovviamente. Guarda la mano con la quale rischio di non fare ITM. Cacchio, sono tutti più corti di me. Quasi, tranne James e Crazy Rich che è lì. E solo un cap. Sì, certo, non lo so perché esordisco così, va da periodi, ogni periodo ne ha una. Se lui dice una cosa che ritengo furba, gli dico sì, certo. Foldano tutti e si alzano i bui. Altra cosa, ormai consacrata. Saranno tutti d'accordo quando si alzano i bui, ma la mano dopo ti danno mano, non è mai così un male. Cioè, è meglio l'innalzamento dei bui e una buona mano che i bui che restano uguali e una mano brutta, direi. Non so se siete d'accordo, però le conclusioni tratte finora sono queste. Ti occupi Sì, te di guardare Carlo che cosa ci sta mandando? c'ho una mano, ma non è mio sto torneo, non c'ho la rande feo. Andrea balla Nando, domanda per bottare come C-Max, Bing Video Search, vediamo che cosa ci ha mandato Carlo. Soku Soku, baci baci, vira vira. Quindi già preoccupante il titolo. Prosegui pure con la descrizione. Ascolto. Ma questo è lì. Ok, non è male questo, dai. È anche facile. Mi Guarda tocca un guardarlo anche a me, ok, vediamo di cosa. Però questo c'è scritto per il tavolo finale. No, non ci siamo capiti. Avete a disposizione una cartuccia, quindi massimo faccio due balli in questo torneo, uno se faccio ITM e uno se lo vinco. No, no, allora, uno se fai TM, uno se fai tavolo finale, se lo vinci c'è un'altra cosa. 3, di cosa stiamo parlando? È un hot 50, il primo prende 1200, De Feo mica ha fatto tutta sta tiritera ieri per 2005 facendo quarto. Dai, non Mi te dirai, lasciare, tu Andrea. sei così disperato in questo momento che potresti accettare. No, no, che Guarda c'entra? te se devo foldare allo shove di questo perché ho 7-2 off. Sarebbe stato tanto carino avere una mezza mano. Là là. Difficile vincerlo. Comunque questo Soku Soku Bashi Bashi non è male. Ma non ho capito cosa fa. Si sbatte i pugni, le mani, ma non ha. Vabbè.
Poi fa il faraone. No, ma ok, non riesco a replicare tutto questo. Vabbè, ma non devi Ecco, no, mica. però la biscia di lato si può replicare. Sì, con la musica giusta. Ecco, questo è l'unico pezzo interessante. Dai, lo tengo qua da parte. Se arriva il FT, si strappa la maglietta per tavolo finale all'Hot 50. Di cosa parliamo? Ma dai, ha sudato un trasso 10. Ah, Sei niente. stato scoppiato miseramente. Out. Credo che se mi arriva. È molto non troppo felice, ma pusherò. Speriamo in un all fold. Ottimo. Avevo per, non avevo null, però non ho voglia di flippare in questo momento, essere al 20. Niente da fare. Vediamo come è messo qui. Facciamo. Vabbè, lasciamo così che va bene. Ottimo fold di nuovo di tutti. La situazione è sotto controllo. Ho 22 bui, ne ho più di tutti, mi sembra di averne 50. Com'è possibile? Tra l'altro io vedo Twitch momentaneamente fermo dal PC. Aspetta che proprio dal Ma telefono. prova a fare refresh. Ok, era solo. Si era destabilizzato perché avevo aperto anche balli, scenografie, eccetera eccetera, tutto ciò che ne segue. La maglietta come il Kogan. Asse re della SketchUp. Tagliati quanti left siete al 50? Sono appena uscito. Eravamo rimasti pochi. Aerial 50, quello delle series. Porca Sì, eravamo rimasti una trentina. vacca. Dai, Cerchiamo. cosa c'ha questo che mi resa piccolo? Ah, ok, sarà meglio. Eravamo rimasti 27. No, non è questo. Life is too short to last long. Era questo qua. 38, 40 hai fatto. 40esimo. Sì. 43. Sì, ho trovato anch'io. 43esimo. Sì, nel frattempo per guardare quanto era arrivato ho finito il time bank all'hot 50, quello 6 max. Dove la gente folda? Ok, va benissimo, va benissimo. La bel giallo e verde, punto di domanda, reg, punto di domanda. Chiede. Label verde secondo me amatori o perlomeno uno che l'ho visto fare giocate strane. Dovreste vedere la mia lobby, quella tutta colorata. A volte c'ho delle lobby che sono degli arcobaleni incredibili. Ormai saranno tutti reg, sicché. Se lo vince, ne trovo un altro. Sì, per farmene fare tre. Niente, su Facebook, anche avendo messo mondo, non cambia, quindi Facebook lo escludiamo dalle prossime stream. Probabilmente è meglio che stream solo Non io. c'è veramente quasi nessuno che streama su Facebook. Ah no, l'unica cosa che potresti fare è chiedere l'autorizzazione e condividerla in un gruppo. Se condividi la stream in un gruppo di poker, allora sì, solo dal tuo profilo non può ricevere attenzione, probabilmente.
come vanno i tornei Mitsu, mi chiede Roberto con un numero dietro incredibile. I tornei vanno piuttosto male, o meglio, i due che ho andato vanno, sono 11 su 26 lot 50, possiamo tirarci fuori qualcosa. I tornei nelle series l'ho presa piuttosto in quel posto, sì, questo sì. Oh. L'iperturbo l'ho mezzo tirato, va bene, marginalissimo. Chi sei, Daniele o Emanuele? Come state, ragazzi? Questi sono amici di Viareggio, sono connessi, qualcuno da Facebook è arrivato. Sì, esatto, mi stavo chiedendo, ma a chi stai parlando? Crazy Rich Folda, per favore, che ti chiamo, se no. Daniele De Feo, ieri hai puppato tutto il fluido. Sì, un disastro. Hai puppato tutto il fluido e noi stasera sono appena uscito asso donna contro asso 10, quarantesima, l'iCup da 50. C'è la pausa, Andrea, si va a... Va benissimo. Ci stacchiamo un attimo. In realtà io c'ho ancora una mano in corso dove il flop non è neanche brutto. Ovviamente aspettiamo... Aspettiamo che Jamie, dove il turn è vomitevole, il turn è proprio orribile, folder. Il turn è vomitevole. Andiamo in pausa, ragazzi, ci vediamo tra 5 minuti. Sì, io tanto giro sempre qua, se volete chiedere cose, anche boh, qualsiasi cosa. Vabbè, se te stai lì io ti lascio tutto attaccato. Sì, probabilmente sono qua. Per l'IPO vinci il ticket e più 150 o 200 euro per le spese di viaggio. Io la scelta spaventosa è quella del Blair Witch Project con tutti i bambini. Avete visto la strega di Blair? È un film di paura particolare, ma molto di paura. Ma capitano è sbando alle ciance? Ah, non lo so, signor Unpaco 72. Se sbanda alle ciance, capitano, boh, dimmelo. Qua però un push ci vorrebbe. Qui ci vuole push di Canova. Ah, push di Gianca, dai. Dai, ma il sangue è freddo. Ma dai, ma veramente ha fodato tutti, ragazzi. Ma mi state vedendo di streaming, mi sa, eh. Oh, GL con video. Forte.
dai, dai, che il suo final è collassato, no? 10 minuti e finito, non mi cazzo. Gianca, se mi finirà tu fold. Ah no, gioca, torto. Facciamo un po' per l'altro. Scala. Taglia. E scalera. Matteo e Tanuba, all in, ciao Tanuba, buonanotte. No, 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 aspettami, cos'è sta roba? Dai, cos'è adesso? Assomiglio a un'altra persona ora? Com'è possibile? Cos'è che hai scritto? No. No, non è lui, capitano. 9-9 asso K. 9 asso. Comunque, che cos'è Akanchalan? Ah, è uno che gioca a calcio. Boh. Che ne so io, che vi devo dire? Non so niente di calcio, vi avviso, non so proprio nulla. Ti vedo un pochino giù, Dani, mi hanno stuprato anche ovunque. Vorrei spegnere. Ma ora c'è Mizu che deve fare il ballo dell'ITM, sicché... Ah, ok. Vale la pena attendere, quindi. Ci siamo quasi, ora 26 left. Cavolo, questo apre. Sei appassionato di qualche sport, tifi qualcosa? Se ti rispondo io, poi ti rispondo Andrea. Io sì, amo la pesca, mi piace tantissimo pescare dalla barca in mare. E squadre non tifo, l'Italia. Te? Bravo, squadre non tifo assolutamente nulla, nulla, proprio trovo il calcio una cosa noiosa. Gioco a tennis tavolo barra ping pong, chiamatelo come volete, e ad un livello discreto da anni in realtà, e chiaramente seguo quello. Si può evitare un cooler? No. Dipende quali. Dipende. Per esempio, prima torneo all'iCup ho aperto da UTG con Asso 10, lui ha flattato con QQ e il board è uscito Asso 10 Q. E io sono riuscito con 20 blind a non perdere lo stack, che è buono. Buonasera Mirko Consoli 14. Non dormire, chi è che dorme? Tra l'altro dov'è che leggi non dormire? Lo leggo da un messaggio di YouTube. Ok. Il vero capitano sono io, diffidate da altri. La sbanda le chance. Abbiamo Totto Sara al tavolo del 56 max. Un saluto anche a Totto Sara se sta guardando lo stream. Beh, il flop non è bruttissimo. Dici. Ah, non ho visto. No, c'ho asso 6 con l'asso di quadri.
Quindi sei ITM, quindi via col ballo di Nando. Sono ITM, incredibile. Abbiamo colore Nats. Al Ma dove, scusa? Ma t'hanno spostato di tavolo, 56 Andre! max. Ma t'hanno spostato di tavolo! Ecco perché non ti vedo Ah, più. ok, complicato. Non me ne sono neanche accorto. Infatti ho detto Toto Sara al tavolo. Che? Ora sei online, cioè sei sullo schermo. Sì, sto pensando a come si può comportare Toto Sara a questo punto. Folda e vabbè, che ci dobbiamo fare? 12 su 22. 12 su 22, giochiamo, giochiamo. Non ho neanche visto com'è scoppiata la bolla, stavo giocando mano sull'altro tavolo qua. Ah. Si dimensioni a una barca. Una barca di 6 metri, non lo yacht. Però perfetta per andare a pesca. Il calcio è noioso, gioca ping pong. E ragazzi, ognuno reputa interessante quello che gli piace. Sì, certo. Cavolo, devo foldare, volevo chiamare io. Avrei preso K, tra l'altro. E vabbè. Dipende a che punti lo ritieni noioso, cioè. Ok, uno che non lo fa come sport lo ritiene noioso una partita, probabile. Probabile. Anche il poker è noioso, guardato alle volte. Voglio Sì. Guardare gente che gioca con le carte coperte non è come giocarlo, miseriaccia. Qua avrei floppato. Ah, asso 9 di fiori. Pazienza. Quindi siete rimasti in 20, siete rimasti in 20, Siamo dai. rimasti in 20. Abbiamo 12 lui. Analizziamo un po' le mani, se no qui ci addormentiamo. Non c'è molto da analizzare, c'ho asso 2 off e ho foldato. Allora, teniamo in considerazione questo O50. Va bene, va bene. Toto Sara aveva già cotto cuori cuori. Io avevo Club colore club. assi, detto, quindi. CC è cuori cuori o club club? 3-4 off, un disastro. Ah, CC in italiano, ok, no, perché in inglese cuori cuori è heart heart. Già. Si sono alzati voi per caso? 9 blind. Esatto. Scioverò marginalissimo, marginalissimo, ma che devo fare? Ma questo ballo di Nando vuoi fare tutto insieme? Perché il Sì, fluido. no, finisco. Onestamente preferisco un attimo giocare il torneo, non mettermi a ballare a 20 left. Ah, ok. Poi. Che un balletto veloce, secondo me il fluido lo percepiva. Poi Poi esego, esegui promesso. tutto, ok. Vediamo che ci manda Chiappo.
Il ballo del cammello del Madagascar. Non è male, eh? Sto guardando il ballo del cammello. Ah, perché dovete maltrattare così gli ospiti? Questo è bello, ah, però, eh? Questo è bello. Anche sono se sempre veri? Sì, sono sempre veri. Che hai fatto qui? Ti hai tribettato lo Kishova? Ho tribettato lo Kishova e passerò. Qua c'ho 10-3 off fold, qua c'ho 9-2 off fold. Sì, no, certo che non è niente in contrario. A parte che all'epoca, prima superiore, seconda superiore, mi sono scontrato con gente che era un continuo, non è uno sport. Fatto seriamente, è un vero e proprio sport, io devo foldare perché non ho nulla. In questo ballo del cammello non è male, dai. Vincenzo, io gliel'ho detto, se non vuol ballare, balla dopo. Dopo, sono 19 left. Un attimo di concentrazione. Molti sport possono sembrare essere... Fiori che fa il sit open, niente. Vabbè. Ognuno... Quindi tutti i lunghi sono agli altri tavoli. Al mio tavolo siamo tutti cadaveri. Infatti sono tanti sport che magari hanno poca risonanza a livello mediatico, ma sono seguiti da una nicchia di persone. Non lo so, la lotta libera all'aperto, boh. Hockey su prato. Tanta gente. Hockey su prato, sì, certo. Sì, per forza di cose uno sport sarà più qualsiasi sport sarà più seguito degli altri. Non avevo ragione, era club. Ovviamente il calcio è più seguito al mondo. Il calcio è lo sport più bello al mondo? No, è il più seguito. E se vai in Cina, no? Se vai in Cina, i giocatori di tennis tavolo, no, conta, se vai in Cina i giocatori di tennis tavolo che arrivano all'aeroporto dopo i tornei c'hanno i bodyguard delle transenne con la gente che è lì che vuole fare foto, matti i cinesi. Sì. La Cina rovina un po' il tennis tavolo, cioè campionati del mondo a squadre, ovviamente vince la Cina, perché qualsiasi cinese è più forte, anche l'ultimo della nazionale cinese, dei primi tre che giocano alla perché fine. Perché sono così forti loro? Allora, aspetta che sciogliamo al 6 max. Un ottimo asso jack, contando che abbiamo 11 bui, l'altro ci pensa, quindi alla peggio flippiamo. È il fluido di supporto. Un saluto, yo watch me win. Speriamo che tu mi veda vincere stavolta. Come lo vedi, you watch me win? Buonasera. Ha commentato. Ah, eccolo. Allora, perché non lo vedi di qua? Non lo so. Sei incantata sta chat. No idea. Ciao Mattia. E comunque la risposta a perché i cinesi sono così forti? Perché è lo sport più praticato, come potrebbe essere in Italia il calcio. Soltanto che i cinesi hanno una testa diversa dagli italiani. Cioè i cinesi a 6 anni, 7 anni, 8, 9 e passano, dormono in palestra. Cioè io ho parlato con una cinese che lei a 9 anni dormiva in palestra. Questa qua quando è venuta in Italia era 250-300 cinese, ha spaccato la 1 italiana. E allora gli mettono le racchette in mano piccolini, eh? Sì, certo. Infatti molti giocatori forti hanno i genitori che giocano. Perché non metti in mano una racchetta a un bambino di 3 anni? Ehi, è veramente, Simone, difficile, benvenuto. Per i bambini è proprio difficile. A me è capitato provare ad allenare i bambini qua in Italia ed è proprio difficile perché dà poca soddisfazione. A un bambino dà poca soddisfazione, non la mandi sempre di là, il divertimento è mandarla di là, se non ce la fai ti annoi ovviamente. Un saluto a Simone Speranza che ci saluta dalla chat di Facebook.
Un saluto a Simone Speranza che sta apprezzando queste deep run incredibili a tornei altrettanto incredibili. No, sono card end, quindi. Jay Mizu sembra più attiva di ballare il walking. Il walking Sì, è. ormai fatemi fare qualsiasi cosa, tanto sono rassegnato allo scorrere degli eventi. Sono in balia totale di Dodici, ciò che accade, carte che non linkaci il vedo. walking, okay. Così lo vediamo. Il ballo del cammello non era male. Secondo me puoi scegliere tra ballo del cammello o Nando, quello che ti si confà di più. O il Vogueing, 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 come si dice? Faccieli vedere, Dodi. Cerco io walking su YouTube. Un attimo, prima c'è bisogno di fluido. Asso 10 off. Forza, Vai, 6 blind 23. che devo fare? Che devo fare con 6 bui? Cosa c'è di meglio di asso 10 off? Asso jack off sarebbe già meglio, ma noi ci accontentiamo. Vediamo questo walking. Walking dance. Lui addirittura folda. Cioè, te stai veramente scherzando col Oh. fluido. Stai scherzando col fluido. Te non stai ballando e non sai cosa ti potrebbe dare il fluido. Te la tiri, te lo stai tirando per fare un cazzo di balletto. E il Poi no, fluido. ho promesso, Andre, ho promesso che poi Sì, lo ma faccio, te ma capisci che ora siamo se. 17 Sì. left e gioco il Ho torneo. capito, ma ormai 17 con 10 blind, un balletto veloce di Nando e poi dopo si va avanti, nel fluido lo sente. Hai visto come dimostrato che è giocabile fino a 6? Uno apre, io puscio, lui folda. No, Sì. adesso sono un attimo. Voglio finire sto torneo. Porca miseria. Ma Dopo una serata questo. pessima c'è una luce in fondo al tunnel, la vedo. È un treno. Ma questo walking è difficile però, eh. No, walking Dodi troppo difficile walking, non ce la farà mai. Il Wogang. Sì, non sono competente in materia di ballo, quindi non datemi da fare cose fantascientifiche. Vediamo se sei più duro di Aschi e di Daniele. Molto interessante, uno che betta River con colore, l'altro si lamenta e dichiara: ho Carnal. puntato poco per rispetto. Ma cosa vuol dire? Ah, la famosa storia del rispetto. Ho tante chips, te non devi, mi devi rispettare. Dicono i vecchietti ai live. Mi devi rispettare. Ho 10 bui anche di là, ma com'è possibile? 14 TM, un miraggio. No, sono difficili questi. Good luck, Sì. siamo all in. K donna off, non muoio dalla voglia di essere chiamato. 17 left. Col BB che prima ho open foldato uno shove di 6 bui. Miseriaccia. Fold. Ezechiele è quello che può mettere più largo di tutti. Ok. Ti rispettano, vedi? Rispettano il tuo Silenzio shove. che. Ok, sit out. Ok, ottimo. E poi si alzano i bui e sono DBB la mano dopo, va bene, lo accettiamo, perlomeno stilato questi. Ah, Ezechiele è proprio in sit out. Ah, shove re shove, mi tocca foldare la mia coppia di 5. Beh, non Sì. sarebbe andata molto lontano la coppia di 5, dato che uno fa doppia e uno c'ha i K. E tutto tiltato, sciova la mano dopo. Viene chiamato da Crazy Rich, facciamo un po' di
telecronaca per per movimentare la situazione. Sbanda le chance, ha detto che secondo lui te vinci il torneo. È già qualcosa, mi fa piacere che tu creda che io con 9 bui possa vincere il torneo. Siamo 15 left intanto. 15 left. Sì. Chi è questo qua cosa? Conosci? Qua cosa? Dove? Questo a quarta posizione al lot 50. All'altro boh, no, non so chi sia, l'ho già beccato ovviamente. Però non ho idea di chi possa essere. Ha appena boostato, tra l'altro, no, ha perso tutte le fish adesso. Le ha perse tutte ora. Stavo guardando dalla classifica. Ho visto. È precipitato, boom. Ok, ora la situazione è proprio curiosa perché ho 2 cadaveri più cadaveri di me a sinistra, un pari stack con 8.8 bui a destra. La Macarena. Vieni su Twitch, Baratta, no, non stare su YouTube. E allora perché? Per pigliare gente anche da YouTube. Però sì, ovviamente una volta che la gente vede che tutto il movimento è su Twitch... Può essere che uno da YouTube vede, su Twitch sta streamando, stai, andiamo su Twitch. Perché nessuno risponde alla chat su YouTube. È ovvio. Cioè lui sente quello che diciamo noi, ma non c'è magari interazione con gli altri partecipanti della chat. E comunque Baratta dice la Macarena. Abbiamo un limpo, uno shove di Ezechiele. Il fish non ha niente. Io ho ancora meno. E qua intanto scioviamo all'altro tavolo i 9. E qua è una fregatura incredibile. Perché non ho proprio nulla. Ho 5, 2 off. Mi chiamano le dame all'altro tavolo. Ok, sit open. Non me ne sono neanche accorto. Stavo guardando quel tavolo lì, tra l'altro. Ti hai proprio messo male. Morto al tavolo. Sì, è morto in partenza quel torneo. Ok, questo è anche interessante. Che hai? Puoi dire, diccelo almeno. C'ho K9 off. Non so quanto sia. Posso chiamarlo? Ce l'ha sempre. Sì, probabilmente lo è con 3 con 6 bui. Non scioverà larghissimo. Però in realtà può. Sì, in realtà poi ci va anche Jack. In realtà Puma non lo fa probabilmente. Jack 8 suited. Chissà cosa fa con Jack 8 suited lì. Ma che vuoi che faccia? Shove. Fa folda. Quindi dovevo chiamare. Sapendo che te foldi K9. In realtà lui non lo sa. È vero. No, vabbè, non è che quello che fa i miliardi di EV positivo. Qua c'è K8, l'altro flop a colore. Però ha sciovato K8 dalla posizione dopo. Sì. Quindi ho fatto un fold vomitevole. Chi lo sa, magari ci aveva veramente la mano prima. Bisogna vedere che range sciova da lì. Secondo me forse era call il tuo. Vabbè, andrebbe messo e valutato. Vabbè. Che ci devo fare? Pensa che io qua avrei fatto colore al K con K6. Cioè, guarda altre gire. Asso K, asso Jack.
Ottimo K. Ottimo in realtà no, perché gli davi 10, vabbè. Ci siamo capiti. 9-9 anche qua. Vai, ecco il double up. Aimolin. Snappato. Oh. Snappato in call. Neanche con 6-6, tra l'altro. No, coi K. 9, per favore. No. Bene. Ho breccato quei 250 euro. Ho preso 101, guadagnato 1,14 con questi due tornei finali. Bene, che ci devo fare? Non è male, non sei breccato. Oh, porca miseria, due tornei 9 contro K. O l'altro aveva le dame. Allora che ci bagli, Andrea? Sì, in questo stato mentale pietoso, però te l'ho promesso, boh, quello che volete. Decidi te, quello che ti capita. No, dimmi te, in questo momento nessuno. Quindi in questo momento dimmi te e io lo farò. Da tiltatissimo, Dio. 9-9 KK, avrei dovuto chiamare, tanto poi uscivo comunque. Avrei dovuto chiamare KK. Tiltato? La serata è andata pari, cioè che... No, la serata non è andata pari, la serata è andata meno, boh. È swing aggiunto a quello che stavo già swingando dei giorni scorsi. That's poker. Sì, certo. Io direi che questo ballo del cammello non è male, però è un po' lunghino. Forse è meglio un nando. Qualcosa di molto breve. Sì, secondo me è un nando. Hai visto il ballo di Nando almeno? Sì, l'ho visto. Che non dici? Ce l'ho più qua, non ce l'ho più qua, devi rilinkarlo. Lo rilinko? Sì, perché non mi ricordo minimamente come facesse, c'era un tizio che si muoveva. Così devi fare, un tizio che si muove. Te l'ho messo, chat di Twitch. Oh, che palle. Intanto io ti metto anche a schermo intero, almeno possiamo goderci meglio. Possiamo goderci meglio il ballo. Ok, ma la musica la metti te o me la devo mettere io? La musica la metto io e mi muto. Mettetela te, vai. Aspetta, vediamo se si sente. Ma dall'inizio? Ma metti dal minuto 18, dai, diciamo. Dura un minuto e 17, tanto tutto in realtà. Vabbè, allora non vuoi ballare per un minuto, no? Assolutamente no. Io penso che dal minuto 20, 25 secondi, scusa, dal secondo, 25 secondi, non minuto. Che ne pensi? Dai. Ci siamo? Okay. Dai, mi muto, mi alzo in piedi e mi do il via da solo. Vai. Allora, mi muto. Ragazzi, pronti a Nando? Vai, vai, dai. Addio, addio casca. Breve ma intenso, direi che è stato bello, dai, è stato bello. È stato molto bello, non è ok, l'apice dello streaming è stato raggiunto qua. Punte altissime. Che disastro. Va bene, Andrea, dai, non è stata una stream come quella di ieri sera, ma Che ci dobbiamo fare? Le run non le comandiamo noi. Non cadono. Infatti. Va bene, il dai. Follow esprimo depressione, sì, esprimo. Gli rispondo così perché tanto ora credi la vivi passivamente. No, non esattamente. Ah, io devo togliere il coso. Comunque, aspetta, faccio saluti, poi si risponde a tutta la roba che arriva. Non c'è nulla, c'era uno che voleva che ballassi il bunga bunga. Ma... No, ok, no, era per quello che dice uno su un letto di morte ispira di più. Boh, no, non credo. Si vede che hai aperto lo streaming adesso dove finiva una sessione piuttosto flaccida. Dai, diciamo.
Comunque questo gioco, ragazzi, è anche un pochino... Quando runni male non è che ti stimola brillantezza, eh. Quando runni bene sei tutto bello brillante, soscevole. Esatto, ti senti molto più forte. In serate come questa ti chiedi, ma so giocare? Così, è così. Va bene, Un dai gioco. Andrea, abbiamo intrattenuto 90, quasi 100 persone fisse per un paio di ore e... Sì, esatto, vedendo tornei molto leggeri, quindi alla fine va bene così, dai. Dai, io ti saluto e grazie di aver partecipato. Ci vediamo ai tavoli e speriamo che domani sia una giornata migliore anche per me, perché anche io ho fatto un po' schifo stasera. Vai, Speriamo. Buona serata. a presto. Ciao, ciao. 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 Buonanotte a tutti, ragazzi.